Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Avete sentito un vecchio motivo dei Righeira. Vamos alla playa e ovviamente adesso i veneti, gli italiani andranno, torneranno sulle spiagge e noi parliamo di spiagge e soprattutto della guerra sulle spiagge. Ci sono guerre di vario tipo, c'è la guerra tra Russia e Ucraina, poi ci sono le nostre guerre piccole, con le grandi guerre, guerricciole, e qui c'è una che ha praticamente fatto scoppiare il presidente Draghi ieri quando ha convocato d'urgenza i ministri e li ha strigliati, ha strigliato i partiti, ha detto noi dobbiamo varare la riforma delle concessioni del DDL concorrenza entro la fine di maggio, voi siete ancora lì che litigate, datevi una mossa perché altrimenti perdiamo i fondi del PNRR. Questo è stato, diciamo, il discorso di Draghi, che oggi tra l'altro era in Veneto, è stato a colloquio per un'ora e mezza con il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo aver risposto alle domande di una scuola, di alcuni studenti di una scuola di somma campagna. Quindi partiamo da questa guerra delle concessioni che riguarda veramente migliaia di imprenditori e poi andiamo su tutto il resto come al solito a focus. Aspettiamo i vostri sms, i vostri whatsapp. Vi presento gli ospiti di questa puntata. Qui in studio l'ingegnere Sante Carraro, imprenditore, bentornato ingegnere. Buonasera a tutti. Grazie molte. Saluto e ringrazio il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton. Bentornato presidente, grazie. Grazie a voi. Buonasera. Grazie molte. Sta arrivando Gian Antonio Dre, parlamentare europeo della Lega, e saluto Iuri De Luca, candidato sindaco a Cappella Maggiore. Buonasera. Buonasera De Luca. Grazie dell'invito. Grazie anche a lei. Vedo collegati via Skype Paolo Benvenu di Rifondazione Comunista. Buonasera, benvenu. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Grazie molte, grazie. Giorgio Pasetto, portavoce di Più Europa. Buonasera Pasetto, buonasera. Buonasera a tutti. E Massimo Venturato, commercialista, giornalista. Buonasera dottore. Buonasera direttore, a tutti gli ospiti, studio e i telespettatori. Dovremo avere collegato tra poco anche l'imprenditore Pier Vincenzo De Pra. Allora, intanto diamo subito un servizio che abbiamo dato oggi sulle nostre reti da Venezia, proprio sulla questione delle concessioni balneari. Grazie Italo Morao in regia con Tony Paul, partiamo da lì. Poi vedremo anche questa giornata di Mario Draghi, che ha detto agli studenti io sono anche un po' veneto, a Somma Campagna e poi a Verona, dove ha incontrato per oltre un'ora e mezza il presidente Luca Zaia in un colloquio privato. Vediamo la questione spiagge. Il tema del rinnovo delle concessioni balneari sta creando notevole fermento e divergenze nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Secondo l'Europa dovrebbero essere messe a gara e quindi in discussione già nel 2024. La cosa certa è che l'argomento rappresenta già oggi una spina nel fianco per i nostri gestori degli stabilimenti balneari nel veneziano. Alcuni, vista l'incertezza del futuro, hanno pensato di bloccare gli investimenti che erano in programma. Noi per esempio quest'anno siamo rimasti bloccati con gli investimenti, soprattutto volevamo rifare tutta una serie di interventi, soprattutto ai bagni, mettendo pannelli solari, solare termico e compagnia bella, ma purtroppo finché non sarà legge questa proposta di legge siamo un po' tutti bloccati. Stiamo aspettando il 2024 per presentare i progetti nuovi per andare a bando. C'è ancora molta confusione da parte di chi sta scrivendo questa legge. La preoccupazione nell'aria è ben tangibile. Speriamo, insomma, che non facciano una cosa che ci venga una zappa sui piedi, perché noi tanti anni che siamo qua, che investiamo, che facciamo di tutto, anche tante cose non vengono dette, noi paghiamo delle concessioni molto care. Alcune attività per la cura e manutenzione dell'arenile vengono protratte dopo l'estate, anche per la stagione invernale.
Paghiamo la pulizia della spiaggia, siamo noi che ce ne occupiamo dello spiaggiato, della protezione delle dune invernali, e sono tutte cose che la gente non capisce, perché non sa quanto andiamo a spendere realmente per il mantenimento del litorale, oltretutto dando lavoro a molte persone. Servizio di Lorenzo Maier. Saluto e ringrazio l'onorevole Gianantonio Darè della Lega in Europarlamento. Buonasera, buonasera Darè, grazie molto. Grazie, ma ho avuto problemi con i trasporti aerei. No, c'è, no, si immagini. Allora, proprio stiamo parlando di concessioni della Bolkestein, no? Quindi approfitto proprio di questo arrivo all'ultima ora per chiederle il suo parere, perché insomma abbiamo detto che Draghi ha chiesto ai partiti di favorire il varo di questa riforma del DDL concorrenza. Sappiamo che queste concessioni per molti anni sono andate avanti, insomma, abbastanza in una maniera abbastanza, diciamo, disinvolta, senza che fossero rispettate molte regole, comunque con tempi molto lunghi, in maniera del tutto legittima. Ma a quel punto l'Europa è intervenuta e ha detto: o mettete mano ai regolamenti e evitate il disordine che attualmente c'è per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, oppure non vi diamo i soldi del PNRR. È una minaccia concreta, lei cosa ne pensa, onorevole Darè? È una minaccia concreta, perché il PNRR non c'entra niente con la Bolkestein, sono due cose completamente diverse. E soprattutto dobbiamo ricordare una cosa, che l'Italia ha quasi 5-6 mila chilometri di coste tra una cosa e l'altra, quindi tra l'altro di coste estremamente interessanti, perché non sono come le coste inglesi o comunque le coste dell'Atlantico, quindi con un mare freddo e quindi non balneabile e quindi molto difficile da sfruttare, ma abbiamo un mare estremamente redditizio che fa tanta gola a quelle che sono le compagnie straniere che vogliono intervenire su questa, proprio approfittando della Bolkestein per intervenire su quelle che sono le nostre piagge italiane, che è vero che sono state gestite magari in maniera familiare, ma è anche vero che se noi facciamo entrare quei gruppi stranieri che prenderanno, che magari vinceranno queste gare, poi non è che il costo dell'ombrellone calerà, anche il costo dell'ombrellone sarà molto ma molto più caro, e non c'entra niente con quello che è il PNRR. Sono due cose completamente diverse. Draghi si è assunto l'onere e l'onore di portare avanti questa legge, che assolutamente favorisce quelli che sono i grandi gruppi stranieri, che allettati da queste coste italiane, anche perché ricordiamoci, c'è un problema, scusi, col microfono, come l'altra sera c'è un altro problema col microfono, abbia pazienza, adesso arriva Tony e vediamo di risolvere il problema. Allora andiamo avanti con l'altro servizio, c'è il presidente Zaia che ha parlato di concessioni balneari, sentiamo cosa ha detto. Noi siamo in assoluto accordo tra Presidenti di Regione perché il tema dei balneari venga risolto con il buon senso. Da un lato ci sono dei temi sicuramente riconoscibili, che sono quelli della libera concorrenza, che sono quelli di allinearci a quello che poi sono le normative, dall'altro c'è anche l'investimento e l'aver creduto in tempi nei quali queste aree demaniali erano abbandonate, erano discariche. Oggi, se c'è un fenomeno turistico in Veneto, siamo la prima regione turistica d'Italia rispetto alle spiagge, ricordiamoci che una generazione, massimo due generazioni fa, erano, diciamo, assolutamente abbandonate e non conoscevano neanche il turismo, quindi va riconosciuto questo lavoro, lo sforzo che hanno fatto i nostri balneari, quindi bisogna che ci siano tutti i correttivi del caso affinché loro possano partecipare, diciamo, in maniera assolutamente equa e bilanciata alle eventuali gare. Allora, appunto, dovranno partire le gare se passa la riforma dall'inizio del 2024. Le chiedo scusa, ma abbiamo sempre qualche problema con i microfoni. Se può ricapitolare, allora, magari. Sì. Allora, innanzitutto, quando Draghi minaccia che noi perdiamo il PNRR sulla questione della Bolkestein, è sbagliato, perché sono due cose completamente diverse
non c'entrano niente, non sono complementari, anzi sono due cose, ripeto, diverse. Anche perché i 5.000-6.000 chilometri di coste che noi abbiamo sono coste appetibili, perché sono coste del Mediterraneo, quindi di un mare caldo, non come le coste dell'Atlantico a mare freddo e quindi non balneabili, quindi con uno sviluppo turistico chiaramente limitato. Questo favora i grandi gruppi stranieri che vedono una grande possibilità di lucrare su quelle che sono le nostre coste italiane, con la differenza che poi il costo dell'ombrellone sarà molto più alto rispetto ad adesso. Però bisogna ricordare anche, come diceva giustamente Luca Zaia in questo, nell'anticipo, che ci sono generazioni che hanno sviluppato questi territori, perché la riviera romagnola, come la riviera adriatica, come la riviera di Jesolo o di Lignano o anche di Bibione e quant'altro, sono state portate avanti da famiglie e da generazioni. Allora io ho investito nel mio grande albergo fronte spiaggia e poi mi vedo arrivare il gruppo straniero che si prende la spiaggia davanti a me. Ma secondo voi quel gruppo straniero lo fa per rimetterci, per fare un'opera di beneficenza, o la fa per lucrare? La fa chiaramente per lucrare. Se poi andiamo a vedere che le concessioni erano basse, siamo d'accordo tutti quanti, dobbiamo fare un reset, però diamo le giuste cose, e se facciamo questa gara, se si deve proprio fare, cerchiamo di capire, perché chi ha investito in un passato non possa essere cancellato solo perché adesso magari i grandi finanziatori stranieri hanno visto l'appetito di un business sulle coste italiane. Ecco, senta, Dare, su questo siete in sintonia con Forza Italia all'interno del governo, e durissima è stata oggi anche la Meloni, no? La Meloni ha detto sì. Quello che in pratica ha detto lei, cioè difendiamo gli operatori italiani, che se il mare dell'Adriatico è diventato questo, non è diventato per la Bolkestein, è diventato perché qualcuno ha saputo fare bene il suo mestiere, ha saputo investire, ha saputo attrarre il turista europeo e non solo europeo, che viene sulle coste italiane perché trova giustamente un mare straordinario, delle coste straordinarie, degli alberghi sicuramente di prima qualità e quindi un servizio che altri non offrono. È chiaro che il gruppo straniero o il grande gruppo economico straniero vede in queste cose l'affare, però anche il signor Draghi, che io rispetto e ho auspicato quando è arrivato in Europa sostituendo Conte, perché l'Europa non esisteva per l'Italia, l'Italia non esisteva per l'Europa quando c'era Conte, però in questo momento sulla Bolkestein sta sicuramente sbagliando, deve rispettare il lavoro delle generazioni di chi su queste spiagge ci ha lavorato e le ha fatte fruttare. Se sono diventate questo è grazie al lavoro nel tempo portato avanti, ripeto, non da una generazione ma dalle generazioni. Allora, Alessandro Bertone, presidente di Union Mare Veneto, che raggruppa proprio la gran parte dei balneari. Presidente, grazie per essere qui. La vostra posizione qual è rispetto anche a questo tentativo molto forte di Draghi di accelerare la riforma con, diciamo, questa spada di Damocle del PNRR che, secondo l'onorevole Dare, non è legata, insomma, alla questione della Bolkestein. Ma Darea ha ragione, non esiste una correlazione diretta tra la Bolkestein e il PNRR, tuttavia la scelta di inserire il dossier dei balneari all'interno del decreto concorrenza di fatto ci ha messo in questa condizione. Hanno messo detto carne e pesce, no? Si vota una cosa sola, sì, ma si vota tutto. Probabilmente questa è una scelta contestabile. Noi francamente non siamo sorpresi dall'accelerazione che ha avuto in questi ultimi giorni la questione, perché insomma la posizione del Presidente del Consiglio è nota da tempo,
Peraltro il dossier sulle concessioni balneari è di competenza pressoché esclusiva appunto della Presidenza del Consiglio, del sottosegretario Garofoli. Tra l'altro questa posizione rigida, devo dire, si è anche cristallizzata proprio perché vi è una difficoltà a trovare un'interlocuzione politica all'interno stesso delle forze di maggioranza, vista ad esempio la posizione abbastanza oltranzista dei 5 Stelle, che su questo tema sono sempre stati molto poco propensi al dialogo e al confronto. Prima vedevo il servizio del governatore Zaia e il nostro presidente non perde mai occasione per ricordare quali siano i numeri, quale sia la portata del fenomeno turistico in Veneto dal punto di vista economico. Parliamo della prima industria di questo territorio, di quasi 19 miliardi di PIL, ma soprattutto parliamo di un'industria, di una forma di economia reale nel senso letterario del termine, ovvero di qualcosa che si produce sul territorio e che ha su questo territorio delle ricadute occupazionali fortissime, quindi anche con dei risvolti sociali. Questa forma di ricchezza in nessun modo è delocalizzabile, noi non possiamo andare a produrre da un'altra parte. Ebbene, questo primato, che quasi per il 50% viene prodotto dalla costa e quindi dalle nostre 10 splendide località, di fatto rappresenta una componente fondamentale del tessuto economico, quindi non è un problema di Berton o dei balneari, è un problema del nostro territorio. Ci troviamo in questa situazione anche e soprattutto perché l'Italia è grande e la situazione in cui si trova il turismo costiero italiano è differente da regione a regione. Vi faccio un esempio concreto per permettervi di capire l'annoso tema dei canoni demaniali. Non mi stancherò mai di ricordare come il Veneto sia la prima regione per contribuzione dei canoni demaniali, probabilmente potrebbero essere rivisti. I balneari del Veneto sarebbero addirittura disponibili a pagare qualcosina di più, ma dobbiamo ricordare che quei denari, che sono circa 15 milioni l'anno, di fatto non rimangono sul territorio ma vanno a Roma e ad esempio potrebbero rimanere sul territorio per essere impiegati nell'annosa questione della difesa della costa e dei problemi dell'erosione. Mi permetto di disturbare un secondo. Prego. Solo, ma secondo lei magari il grande gruppo, il Club Mediterranee, si aggiudica la costa di Rimini e si gestisce lì? Cioè i francesi vengono a gestire la spiaggia di Rimini o di Jesolo o di Bibione o di Lignano? No, guardi, ma sembra giusto? No, assolutamente, io sono d'accordo con lei. Infatti il vero punto di questa questione è proprio il riconoscimento di quello che è stato fatto sin qui. Perché se la balneazione attrezzata del Veneto ha i numeri e le caratteristiche che tutti noi conosciamo, è dovuta fondamentalmente a due caratteristiche: da una parte la bellezza e la ricchezza del nostro territorio e dall'altra parte la professionalità degli operatori. Il Veneto è la prima regione turistica italiana perché gli operatori veneti hanno concorso a quel primato e quindi il paradosso di questa situazione sta proprio nel riconoscimento di questa premialità e quindi il valore aziendale. Non mi stancherò mai di ricordare e di sottolineare come le spiagge sono un bene pubblico, sono un bene demaniale importantissimo, ma le aziende che insistono su quel territorio sono delle aziende private che sono state costruite con anni di investimenti e di sacrifici. Quegli investimenti e quei sacrifici devono essere riconosciuti non solo in termini di residuo di ammortamenti, come voleva qualcuno sino a qualche tempo fa anche all'interno del governo, e mi riferisco proprio alla componente rappresentata dai 5 Stelle, ma anche e soprattutto in termini di know-how, di capacità gestionale, esattamente quello che diceva l'onorevole Darè poc'anzi. E quindi sin da quando è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato lo scorso novembre, che in qualche modo è stata la miccia che ha innescato questo percorso, la Costa Veneta ha reagito in maniera, devo dire, più responsabile rispetto ad altri territori. Non siamo mai sottratti alle nostre responsabilità, siamo consapevoli del fatto che questo tema debba essere rivisto nella sua complessità, ma non è possibile, non è accettabile penalizzare chi fino ad oggi ha gestito in maniera premurosa e puntuale un bene pubblico, e sicuramente i concessionari del Veneto sono tra questi. Anche perché chi ha fatto, diciamo, l'impianto nuovo, l'albergo nuovo, e si trova davanti, diciamo, a fronte mare e non si trova più la spiaggia, diventa difficile poi rientrare dell'investimento che ha fatto. Quindi ci sono tante cose. Poi dici no, andiamo in compensazione. No, non andiamo in compensazione, tu vai in compensazione sul mio lavoro, però.
su quello che io ho fatto, su quella che la mia famiglia ha fatto, anche perché l'imprenditoria diciamo delle spiagge, che hanno, gestiscono magari 50-100 metri di spiaggia, 200 metri di spiaggia, sono in concorrenza tra di loro, ma in maniera positiva, perché fanno dando sempre di più per attrarre il cliente. La cosa è poi, e soprattutto anche in termini di costi, perché poi alla fine si lavora anche in termini di costi. Il grande gruppo magari alberghiero industriale o quant'altro, che arriva per avere un profitto poi dell'investimento che fa, e sicuramente priverà i nostri, parlo di tutti quelli che sono i beneficiari, quelli che dovrebbero andare al mare, che è un qualcosa che noi non possiamo rinunciare. Poi sentiamo l'ingegner Carraro e gli altri ospiti. Vi faccio una domanda che può sembrare maliziosa, ma non lo è. Il fatto del libero mercato e della concorrenza, che sono dei valori del centrodestra, no? E di chi crede nell'economia liberale, non è in contraddizione con il voler evitare le gare e il voler evitare che ci siano delle regole, cioè che in qualche modo favoriscano un antagonismo sano tra... Il beneficio delle gare a chi va? È questa la mia domanda. Il beneficio delle gare a chi va? A chi le vince. Diciamo. A chi le vince. Non è un bene, siccome le spiagge sono demanio nazionale, è cosa del demanio, dovrebbe andare allo Stato. E invece vanno proprio a profitto, ma non dello Stato, ma a profitto. Allora, ma se il gestore della spiaggia sia un italiano o sia un francese, io preferisco che sia un italiano. Se magari è da Jesolo, che sia un jesolano. Questo è il mio principio semplice, chiaro. È molto chiaro. Allora, ingegnere, ma su questo, no? Lei cosa pensa? Il fatto, diciamo, che da quando l'Europa ha iniziato a coinvolgere l'Italia e quando abbiamo preso degli impegni, ovviamente sono state richieste varie riforme che questo Paese ha accettato di varare. Secondo lei è giusto arrivare a delle gare nel 2024 o si penalizza, come dice Gian Antonio Da Re, come dice anche il presidente Berton, un intero settore che perde, diciamo, quello che è sempre stato il suo core business? La mano invisibile del mercato, come dicono i veri liberali, governa sempre tutto. Noi dovremmo alzare lo sguardo e vedere cosa succede in Spagna, per esempio. Cosa succede lì? Li hanno liberalizzato oppure no? Perché da noi c'è il problema dei canoni demaniali, che sono bassi, no? L'obiettivo dello Stato è incamerare più soldi possibili e passa soprattutto. Allora, la riforma della concorrenza è messa lì insieme ad altre riforme che devono essere approvate per guadagnare il PNRR. La domanda è: cos'è che guadagniamo? Un cesto di debiti? Un cesto di debiti, perché il PNRR 200 miliardi, 80 miliardi a fondo perduto e 120 di prestito non sono soldi che le stampa la UE, sono soldi che paghiamo noi, anche gli 80 di prestito, di fondo perduto, è una partita di giro, sono soldi che ci mettiamo noi. Non pensiate che i tedeschi, gli olandesi o i belgi ci regalano 80 milioni o miliardi, ciapa qua va a mangiare a pizza, non esiste, sono tutti soldi che pagheremo noi. E qui Satana 10, Gesù 0, nessuno degli immondi politici dice chi paga questi soldi, perché il 40% verrà sbranato dal sud come una nuova cassa del mezzogiorno, più tutto il resto. E chi paga tutta questa roba qua? L'80% verrà pagato da Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. È una nuova cassa del mezzogiorno chiamata con un altro nome. In nessuna
trasmissione televisiva viene fatto il conto della serva. Chi paga? Chi paga? Sembra che cadano dal cielo. Quando mai? Oggi, se volessero fare una qualsiasi cosa, devono votare in Parlamento e mettere una tassa per spremere i soldi per fare il ponte sullo stretto di Messina, che ne so. Chi più ne ha più ne metta. Il problema è chi paga. Purtroppo c'è questa faccenda che è stata promessa ed è difficile che si torni indietro, perché tutti vogliono questa manna senza pagare, che non è vero. E quindi succederà come l'ultima volta alla famosa Baia dei Scocinos, la Baia dei Porci, l'ultima battaglia fatta su una spiaggia, no? I comunisti hanno respinto a mare tutto e si sono presi i 1500 esuli cubani. Va a finire che in Parlamento ci sarà ovviamente la fiducia e o cade il governo o si ingoiano la riforma, perché non c'è alternativa. Sa cosa c'è dietro la Bolkestein? La tutela e la garanzia dei fondi del PNR. Noi diamo in garanzia le nostre spiagge italiane. No, non è così. per diamo noi le spiagge pagheremo, italiane pagheremo tutto, pagheremo per di i soldi più che ci danno a prestito. Quella è una garanzia, è una cambiale che noi abbiamo firmato e diamo all'Europa. Questo è, diciamo, alla fine della fiera, questa è la vera cosa che nessuno dice. Guardi, e nessuno ha coraggio di dire. Se potessimo pagare i debiti con qualche camionata di sabbia, ben venga, ma così non no, è. No, ma in Grecia si sono portati a casa i porti. Abbiamo 2.800 miliardi di debito più tutto l'INPS, ne aggiungiamo altri 200. Tuttavia, se posso, per cercare di, come dire, rimanere un pochino più focalizzati su quello che è il tema, perché sennò si rischia, come spesso accade, devo dire, su questo tema, che è un tema dirimente, di portarlo sulla mera contrapposizione politica. E qui il tema è un altro. È del tutto evidente che questo settore ha bisogno di una riorganizzazione. È altrettanto evidente che la fotografia delle coste italiane è variegata. Prima ho fatto l'esempio dei canoni demaniali. Vedete, qui il problema non è affrontare i percorsi di evidenza pubblica, perché credo sia anche necessario cominciare ad utilizzare la terminologia corretta, perché quando noi poi parliamo di gare c'è il rischio di indurre qualcuno a pensare al massimo rialzo. Non è di questo che stiamo parlando. Allora partiamo dall'esperienza di questo territorio, perché è bene ricordare in questa occasione che Regione Veneto è l'unica regione italiana che oggi ha ancora una legge, ed è la legge regionale 33, che è una legge del 2002, che è la legge che disciplina tutta la materia turistica, che permette di assegnare delle concessioni demaniali attraverso dei percorsi di evidenza. Tanto per essere chiari, le uniche concessioni che non saranno messe in discussione sono venete, e ci sono molti esempi virtuosi, anche recentemente. Quindi ci sono già stati diversi operatori che hanno utilizzato questi percorsi. Peraltro sono dei percorsi, perché li ho definiti virtuosi? Perché sono dei percorsi che vengono condivisi con gli enti locali, dove gli investimenti che vengono premiati a fronte di una annualità, di una pluriennalità di concessione, sono anche focalizzati su degli interventi di pubblica utilità che vanno condivisi con gli enti locali. Quindi qui il punto non è sottrarsi ai principi di libera concorrenza, e io condivido in parte l'intervento dell'ingegnere. Qui il punto è, da una parte, mettere in sicurezza chi ha operato bene sino a qui, perché l'imprenditoria balneare del Veneto ha una naturale propensione nell'investimento e nel miglioramento della qualità dei servizi. Quindi noi non ci sottrarremo a questo momento di confronto quando sarà necessario, e non c'è da parte di nessuno la volontà di difendere a spada tratta qualcosa che da un certo punto di vista non è difendibile. Perché non è difendibile? Perché purtroppo paghiamo anche spesso volentieri una campagna di stampa che dipinge i balneari come una sorta di arraffoni che si arricchiscono, come dire, alle spalle della collettività. Questa non è una cosa che riguarda questo territorio, non lo riguarda per il tema dell'accesso alle aree libere, non lo riguarda per il tema del caro ombrellone. Quindi è arrivato il momento di fare i compiti in casa, di mettere un po' di ordine.
La costa veneta è un territorio composto da imprenditori capaci che fino a qui si sono sempre comportati bene. Se e quando dovremo affrontare i percorsi di evidenza lo faremo, ma è inaccettabile che non venga tenuto conto e non venga riconosciuto quello che è stato fatto fino a qui. Perché guardate che quei 10 miliardi di PIL che vengono prodotti sulle spiagge del Veneto non cascano dal cielo, sono il frutto di tutto quello che è stato fatto in questi anni. E quindi il valore delle aziende, il valore della professionalità degli operatori deve essere riconosciuto e si deve tenerne conto. Allora, adesso poi andremo dal dottor Venturato sul PNRR, perché lo va a spiegare spesso nelle università e anche agli studenti dei licei, l'ha fatto anche recentemente. Però volevo sentire prima Paolo Benvenu sulla questione della libera concorrenza e questa questione delle concessioni che Draghi dice vanno subito approvate. Allora, noi stiamo parlando di due cose, oltre che ovviamente dello specifico, dove mi pare di aver sentito anche da parte del presidente, insomma, dei balneari del Veneto anche ragionamenti che possono essere interessanti, ma non è questo il punto per me, insomma, no? Il punto vero è che questa decisione sta dentro il decreto legge concorrenza, che ha dentro di sé anche altre importanti implicazioni. Cioè, certamente discutiamo delle spiagge, perché nel Veneto sicuramente è un tema fondamentale, vista l'importanza che ha il turismo nel Veneto, insomma, no? Questo non lo nega nessuno, insomma, ed è un fatto obiettivo. Però cioè, il decreto legge concorrenza insiste anche su materie, a mio avviso, molto importanti, che sono ad esempio la messa a gara dei servizi pubblici intesi nel senso più ampio possibile, che vuol dire anche i servizi culturali, che vuol dire anche i servizi sociali, oltre che i noti servizi, insomma, che normalmente si riconoscono come servizi pubblici locali, dal trasporto alla gestione della nettezza urbana. Intanto questo è un punto fondamentale, secondo me questo riduce di molto lo spazio dell'intervento pubblico in settori a mio avviso strategici ed evolve al mercato competenze e ruoli che a mio avviso dovrebbero rimanere in campo al pubblico nell'interesse dei cittadini e cittadine, non ovviamente per scelta ideologica, perché poi i fatti ci hanno dimostrato, faccio un esempio molto banale e parlo della mia città, che la privatizzazione e la vendita della società APS Holding alla società Bus Italia non ha certamente determinato un miglioramento del servizio, tantomeno una riduzione del costo per le cittadine e cittadini. E questo. L'altra questione si chiama Bolkestein. La Bolkestein non è una legge recente, la Bolkestein è datata e molto prima che si ragionasse su questa questione delle spiagge e della messa a gara, insomma, delle spiagge, insomma, in concorrenza, abbiamo avuto la possibilità tranquillamente, insomma, di mettere in concorrenza i lavoratori italiani con altri lavoratori europei, insomma, no? Basta pensare a quello che è successo, tanto per dire, nel settore del trasporto su gomma, ma potrei fare anche altri esempi. Ecco, io penso che il ragionamento dovrebbe essere a 360 gradi e dal mio punto di vista, naturalmente, in questo caso la mano invisibile del mercato non ha portato vantaggi, ha portato vantaggi grandi e importanti per chi ha potuto gestire, insomma, questa condizione di concorrenza tra i lavoratori prima e adesso lo sarà forse anche per quanto riguarda i balneari, ma non ha certamente favorito, diciamo così, ancora una volta ribadisco, l'interesse pubblico. Per cui mi piacerebbe che la discussione fosse a 360 gradi, insomma, no? Perché sì, certo. Non si può essere contro, diciamo così, la concorrenza e il mercato a corrente alterna. Bisogna avere una visione generale che, come dire, segue un filo
logico rispetto alle questioni che si affrontano. Io naturalmente sono per la prevalenza del pubblico, perché ritengo che il pubblico, e l'ha dimostrato ampiamente la pandemia, sia decisivo, insomma, nella tutela e nella garanzia della sicurezza, della vita, eccetera, per i cittadini, e che quindi non è possibile pensare che tutto vada dato al mercato. Nel caso specifico penso che ci sia da riflettere, uno sul fatto che per molti anni e molto tempo un bene pubblico sostanzialmente è stato, tra virgolette, privatizzato e messo a profitto da segmenti anche corporativi, come è stato detto giustamente, non in modo uguale in tutto il territorio nazionale, perché ci sono situazioni in qualche modo regolate e altre assolutamente meno regolate, dove praticamente si è garantito, insomma, che il bene pubblico fosse dato praticamente gratis, il demanio, insomma, a chi poi lo faceva fruttare, e quindi ci vanno anche fatte delle verifiche concrete su questo. Però, insomma, io penso che il ragionamento andrebbe fatto sul decreto legge di concorrenza e sulla Bolkestein e sulla filosofia che informa le azioni dell'Unione Europea e che il governo oggi deve fare proprie, volente o nolente, perché se ci sono delle condizioni che sono scritte per accedere al PNR. Naturalmente io considero tutto questo, ma non solo la questione, cioè, voglio dire, no, questa delle concessioni balneari, secondo me è un aspetto che ha una sua importanza, che va discusso, eccetera, su cui si deve confrontare. Però i temi sono più generali. Ad esempio, quello che è stato detto sul PNR, che è stato, diciamo così, presentato sostanzialmente come la concessione di un fondo di 220 miliardi senza oneri, non è vero. Sì, è vero che molta parte di questo sarà a debito, già si comincia a dire che dal debito si deve rientrare, che bisogna passare a politiche di austerità per far fronte alla necessità di rientrare in qualche misura dal debito, come è vero che quegli 80 miliardi sono meno per il semplice motivo che nella quota generale, ovviamente per una quota a parte, cioè 12%, i soldi ce li dobbiamo mettere noi, no? Perché questo è il meccanismo di funzionamento del mondo. Manteniamo dei tempi televisivi, perché se andiamo a 6 minuti di intervento non funziona. Comunque grazie. Sì. Allora adesso andiamo dal dottor Venturato su PNR. Saluto Pier Vincenzo De Pra, che si è collegato subito dopo, siamo andati in onda con la sigla. Buonasera dottore, bentornato. Buonasera, grazie. A voi, buonasera. Grazie molto. Allora, poi verrò anche da lei, vediamo però quelli che sono i problemi legati a tutte le attività in Veneto e altrove, ma in Veneto le infiltrazioni mafiose sono molte, sono aumentate ed è stata veramente... impressionante il rapporto di Paolo Storoni, il capo della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia del Triveneto, oggi qui in Veneto. Sentiamo cosa ha detto. Treviso, dopo la provincia di Verona, c'è un numero elevato di segnalazioni e operazioni sospette. La marca seconda nel Veneto per operazioni finanziarie in odore di mafia. A sottolinearlo il colonnello Paolo Storoni, capo centro della Direzione Investigativa Antimafia del Triveneto. Ci sono delle criticità che devono far riflettere. A livello nazionale, in relazione al PIL, il Veneto nel 2020 è stata la prima regione di tutto il centro-nord col più alto numero di comunicazioni oggettive. È l'unica regione del centro-nord che viene classificata con il colore rosso. Segnali di un'economia in difficoltà che trova a volte, cercando per prima, risposte dal mondo mafioso. Denaro che arriva facilmente quando le banche chiudono le porte, ma anche crediti recuperati con la forza e la violenza di capi bastone, perché la via legale non dà certezze. E nello spaccato tracciato oggi dai banchi di Casa dei Carreresi, però c'è anche un segnale forte di evasione fiscale dal Veneto. L'importo medio di denaro in contanti, il Veneto è la prima regione a livello nazionale. È inevitabile fare anche una correlazione con una certa propensione all'evasione.
Sotto esame della DIA più di qualche categoria della catena economica. Commercialisti, avvocati, a volte notari, consulenti del lavoro e una quinta categoria funzionari di banca. Ed è su questi che la DIA si sta particolarmente concentrando. Quello che percepiamo nei livelli intermedi per quanto riguarda le banche, a livello investigativo vediamo che il fenomeno della corruzione di funzionari preposti all'apertura di linee di credito o a valutare una serie di certificazioni che il cliente produce per avere dei finanziamenti, la corruzione è ancora presente, è presente anche in modo non irrilevante. In questo scenario si inseriscono gli appalti della pubblica amministrazione, motivo di incontro oggi a Treviso per oltre 150 tra comuni ed enti in presenza e collegati. Proprio per cercare di allertare l'attenzione dei comuni della regione nella gestione dei fondi previsti dal PNRR. Questo è il grosso pericolo futuro. Servizio di Lucio Zanato, quindi PNRR a rischio anche di infiltrazioni mafiose. Dottor Venturato, Draghi così ha minacciato di mettere la fiducia nel caso la riforma dovesse arenarsi nei prossimi giorni. È vero che una mancata riforma può bloccare tutte queste risorse? Perché qualcuno ha detto è un ricatto di Draghi, altri dicono no, è così, per cui non si può farne a meno di vararla. No, allora, l'impegno del governo di fronte all'Unione Europea e nell'ambito della Next Generation EU, che si traduce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Italia, è quello di accompagnare all'erogazione dei fondi una serie di riforme, tra le quali quella della libera concorrenza, ricordiamo quella della giustizia, quella del fisco, quella della pubblica amministrazione, e sono queste, tra queste, quella della pubblica della libera concorrenza. Annoso problema, quindi non è vero che, ha ragione da re, non è che blocchi il flusso dei contributi se non viene fatto entro un mese, questo non è così, non c'è l'automatismo. Diciamo che di fronte al trattato l'Italia ha preso un impegno che diventa, se mancato il rispetto, oggetto di infrazione. Ecco, questo è il comportamento. Infrazione peraltro già rischiata molte volte, anche in molti casi. Ricordiamo il caso dell'autostrada 22, tanto per fare un esempio. Sì. Cioè, quindi sul problema della libera concorrenza non è un problema adesso, al di là che tocchi come argomento la questione concessioni balneari, che sicuramente per l'Italia, visto che è un paese che di spiagge ne ha molte, e non è certamente paragonabile a un altro paese europeo dell'entroterra, del continentale, tipo la Germania, voglio dire, non ha certo la Germania questo problema. Allora, il problema però nasce su altre valutazioni che aprono una strada di riflessione sull'Unione Europea molto importante e molto vasta. Facciamo un quadro generale. Non è che la difesa di alcuni comparti industriali sia rimasta tale, sia stata evidenziata da sempre. Ad esempio, la Golden Share nella difesa di alcuni comparti strategici è nata nel 1990, prima non c'era. Allora, è nata peraltro su sollecitazione della Francia, che ha voluto difendere in primis la cessione dei suoi porti navali, no? Poi anche in Italia, Telecom, quant'altro. Il fil rouge che ha legato questo tipo di normativa è stata quella di dire ci deve essere un interesse legato alla sicurezza, alle telecomunicazioni piuttosto che ai trasporti, insomma su questioni legate in maniera strategica al paese. Tutto bene. Il problema è, in Italia, ha detto bene l'onorevole Darè, le coste, quindi le concessioni balneari, sono solo un esercizio turistico? Perché se sono solo un esercizio turistico paragonabile a un'altra attività, io credo che allora il problema della libera concorrenza è possibile attuare. Nessuno nega che non sia un approccio giuridico importante da affrontare. È l'atteggiamento dello Stato, ecco perché sono state levate di scudi da parte di Forza Italia e Lega,
è un atteggiamento che lo Stato deve prendere perché è tipizzato nella questione italiana, non è un'attività come le altre. Quindi voglio dire, nel caso dell'Italia bisogna considerare che abbiamo molte attività che peraltro intervengono, come ricordato già dallo studio, non solo da anni con generazioni che hanno fatto investimenti, ma che hanno fatto investimenti proprio nella salvaguardia costiera come bene demaniale. Ora, non credo che sia solo una questione di cassa, cioè che lo Stato voglia portare a casa i soldi per aumento, ancorché sia magari valutazione economica, sia anche giusto adeguare sotto certi aspetti la questione. C'è un inciuccio giuridico che è nato, la 145 del 2018 aveva prorogato le concessioni balneari fino al 2033, il Consiglio di Stato ha detto no, scadono nel 2023 e apre la strada quindi alla questione riforma obbligatoria in termini di box. Allora arrivo per chiudere la valutazione in questo senso. Io dico, è importante che lo Stato non possa trattare la libera concorrenza, a ragione Benvenu, non è solo per le concessioni balneari la libera concorrenza, è un decreto legge molto, un disegno di legge molto più vasto, ma nel caso di specie bisogna fare molta attenzione perché stiamo svendendo parte del patrimonio nazionale. Chiudo facendo un accenno, sono perfettamente d'accordo invece io con l'imprenditore Carraro, si vede che ragiona da imprenditore, che dice che quando riceve dei soldi qualcuno li deve pagare. È corretto. Io non sono convinto che avremo dei soldi così, perché ci arrivano dal cielo. Io invece sono convinto che quando cominceremo a restituirli, si parla dal 2028, sarà una restituzione che dura 20 anni, per carità. Però gli enti attuatori, e in particolar modo stiamo parlando degli enti locali, avranno sicuramente una richiesta delle tasche dei cittadini per far fronte alla restituzione. E ha ragione Carraro, di solito restituisce chi fa PIL, chi fa richiesta, non chi di solito riceve i sussidi. Certo. Grazie, dottor Venturato. Allora, forza Draghi, non cedere proprio adesso. Contro e a favore di Draghi, davvero centinaia di messaggi già arrivati. Voleva aggiungere, Presidente, precisare? No, solo una puntualizzazione, sì, sull'intervento dell'ospite in collegamento quando faceva riferimento alla 145-2018. In realtà la legge Centinaio era una legge molto buona di riforma complessiva del settore. Il problema è stato che poi la parte dei decreti attuativi non è mai partita perché c'è stato il rimpasto di governo, insomma poi la nuova maggioranza, come dire, non ha avuto nemmeno l'interesse politico, mi venga permesso, di portare avanti, insomma, quella che era una legge che portava il nome di un autorevole... Ma no, ma io non ho detto che era sbagliata, io ho detto che... Mi permetta, volevo sottolineare il fatto che le concessioni demaniali sono scadute il 31-12-2009, sono passati, fatelo voi il conto quanti anni, e in tutti questi anni non si è riusciti a produrre una soluzione politica. L'ultimo esempio, la 145-2018, era una legge perfettibile come tutte le cose di questo pianeta terreno, ma che prevedeva già una riforma organica del settore, riforma che poi però non è stata messa in campo perché c'è stato un cambio di governo. Quindi io credo che si debba mantenere anche un approccio autocritico nei confronti del tema, perché poi prima leggevo i messaggi, qui nessuno piange miseria, è evidente che tema va trattato, va organizzato, è altrettanto evidente che dal 2009 a oggi diversi governi di centrodestra e di centrosinistra, e lo dico senza nessuno spirito polemico, non sono riusciti a produrre una soluzione legislativa che mettesse in sicurezza quello che è un comparto strategico non solo dell'economia, che condivido anche l'accenno alla strategicità delle cose italiane, non solo dal punto di vista economico, e quindi grave momento di incertezza che soprattutto gli operatori si trovano ad affrontare in questo momento è frutto purtroppo dell'incapacità che ha avuto la politica di produrre un risultato efficace fino ad oggi. Allora adesso andiamo da Iuri De Luca, però sentiamo prima, voleva aggiungere... Volevo fare un paragone che magari sembra lontano, però nell'efficacia finale. La Bolkestein assomiglia molto alla legge Bosman, che la legge Bosman quella che doveva risolvere i problemi del calcio. Abbiamo visto che ha creato i costi, ha alzato le spese, cioè le società si sono indebitate, il Barcellona è quasi fallito. Non vorrei che, cioè,
somiglia molto a questa legge, buona nei principi e nelle finalità, ma poi nei risultati sono stati ma veramente... Guardi, io condivido il suo pensiero, non sono assolutamente un difensore della direttiva comunitaria. Noi abbiamo una legge ottima in Veneto che è la 33, basterebbe utilizzare quell'impianto per farla diventare una norma nazionale, probabilmente avremmo risolto gran parte dei nostri problemi. Allora, è questo che contestiamo. De Luca, candidato sindaco a Cappella Maggiore, può partecipare a Focus perché ha un'unica avversaria, che è Maria Rosa Baratta, che tra l'altro invitiamo a partecipare a Focus quanto prima per par condicio. Non possiamo invitare candidati sindaci quando siamo in presenza di 30 candidati sindaci, perché dovremmo invitarli tutti. Dove li mettiamo? Dovremmo avere gli spalti no, le gradinate. No, allora, senta De Luca, a parte questo, quindi in campagna elettorale, eccetera, su questo tema della libera concorrenza, delle concessioni, come la vede, no? Perché ovviamente chi ha uno spirito liberale, aperto al mercato, dice che bisogna che ci siano le regole, bisogna che ci siano le gare, bisogna partecipare, che ovviamente che il confronto sia equo, che non ci siano favoritismi, raccomandati, eccetera, no? Però peraltro si dice anche che bisogna che queste regole poi non sfavoriscano chi poi concorre a queste competizioni, chiamiamole così. Allora, intanto Cappella Maggiore non ha spiagge, però comunque ha un territorio magnifico, ci tengo a precisarlo, perché siamo ai piedi delle montagne, alla fine della pianura, e quindi è davvero un panorama mozzafiato se lo inquadriamo. Ecco. Sul tema specifico, io credo che ci voglia una legge sacrosanta, che è quella del buon senso, che è un po' una via di mezzo tra il principio focale, che diciamo è fonte di liberismo, ma debba considerare i fatti specifici del caso, cioè nel caso specifico delle spiagge, per esempio, che non è argomento di campagna elettorale, però ci tengo a intervenire sul tema, credo sia necessario salvaguardare gli sforzi che sono stati fatti in passato, non solo dal punto di vista della creazione delle strutture, che chiaramente in Veneto è un fiore all'occhiello, credo, visto anche i risultati che negli anni ha prodotto, no? Abbiamo parlato di molto PIL, che contribuisce tra l'altro nell'economia totale italiana per una grandissima percentuale, superiamo come Veneto molte altre regioni e anche di gran lunga. Però c'è anche un fattore della creazione di questo indotto, no? Perché sappiamo tutti che il turismo è creato anche da una gran parte di marketing. Queste famiglie le accusiamo, tra virgolette, di affrontare un'attività in modo familiare, ma non penso sia un'accusa questa. Penso sia un valore. Un valore perché? Perché se tu affronti un'attività in modo familiare, hai la tendenza a creare un qualcosa per i propri figli e che possa essere mantenuto in un certo modo, efficientando al massimo la propria operatività, al massimo le proprie esigenze, creando le strutture adeguate per poi essere al passo con i tempi, essere al passo con le strutture che ci sono di fianco, quindi una certa concorrenza c'è già di fatto. Ecco, e quindi credo che si possa un po' accomunare anche, tornando al mio tema, a come i comuni all'interno del nostro meraviglioso Veneto fanno un po' di concorrenza tra loro e cercano di essere più efficienti possibile. E quindi bisogna sì parlare di principi, sacrosanto, e penso sia una ragione anche per la quale si possa discutere della politica economica e quant'altro, però non si deve perdere di vista un concetto fondamentale, che è quello del buon senso, del buon padre di famiglia, e che possa trasmettere. Parliamo di anche del PNRR, no? Abbiamo legato questo tema anche al PNRR Next Generation EU,
guarda caso, proprio si lega al tema familiare, al tema di proporre un qualcosa per il futuro. E quindi, secondo me, questo è l'unico principio da valutare e valorizzare. Quindi adeguare una norma per far sì che non vengano sprecati anni di investimenti, anni di risorse, anni di tempo, perché la risorsa principale di noi esseri umani è per forza il tempo. E quindi penso sia una variabile che debba essere inserita in una norma complicata, complessa, anche sensata da un certo punto di vista come questa. Allora, concorrenza ne sanno qualcosa gli imprenditori, no? Che spesso hanno a che fare con concorrenti sleali, cioè in certi settori è una guerra tra imprenditori che cercano di conquistare nuove fette di mercato. Non sempre questa guerra avviene secondo le regole del fair play, della lealtà, anzi, insomma, è veramente uno scontro tipo mors tua vita mea. Quindi, dottor De Pravo, volevo sentire la sua opinione su questi principi, che sono principi inviolabili per quanto riguarda le imprese, ma che poi si scontrano con la realtà, no? Specie questa Bolkestein in effetti rischia davvero di mietere molte vittime, cioè di togliere il lavoro a tante famiglie che forse in maniera inappropriata l'hanno mantenuto troppo a lungo, e quindi si chiede una riforma che in qualche modo possa rispettare da un lato le regole, ma dall'altro anche la storia di imprese, perché queste sono in realtà delle vere e proprie aziende. Cosa ne pensa? Buonasera. Allora, io abito nel lago, quindi abito un po' più in su del prossimo sindaco lì di Cappella Maggiore. E se Cappella Maggiore è un bel posto, io penso che nel Pago sia ancora meglio. Quindi, caro amico di Cappella Maggiore, fate un giro nel Pago e allora dopo fai un po' la differenza. Questa è concorrenza vera e propria. Questa è concorrenza. Il lago di Santa Croce ce l'abbiamo noi, non ce l'ha Cappella Maggiore. Ma adesso è vero, dimenticavo, è un maestro di sci, oltre a maestro di sci come attività commercio legnami proprio dell'Alpago, quindi lo conosco molto molto bene. Insomma, siete concorrenti. La foresta del Consiglio ce l'abbiamo noi, non è della provincia di Treviso. Allora, anche noi non abbiamo le coste qua, abbiamo le coste quelle attorno al lago di Santa Croce, che non vengono peraltro sfruttate, perché se il lago di Santa Croce fosse in Svizzera o in Austria sarebbe pieno di alberghi, di punti di ristoro, e avremo un'economia sicuramente migliore di quella che abbiamo. E se voi contate da Sella Falaio fino a Ponte nelle Alpi, una volta c'erano 15 alberghi, il più famoso, non per farle pubblicità perché non me ne va, non me ne viene, il famoso Hotel Bolognese, che è un punto bellissimo per chi si ferma e vuole guardare il panorama del lago di Santa Croce. Non è chiuso, però lavora solo sabato e la domenica con i motociclisti. Mi pare che ne abbiamo già parlato in un'altra occasione con il dottor Baccialli. Sembrerebbe che uno degli hotel, forse questo, forse un altro, sia stato acquisito da una società, dalla proprietà di russi, che vorrebbero investire dei soldi. Certo. Anche qui ci stiamo svendendo. Poi vado a un altro punto. È 30 anni che si parla di allungare l'autostrada alla famosa Venezia-Monaco. Perché con questo PNRR non investiamo del denaro, caro amico da Re, che lei è Vittorio Veneto, ma la faccio anche un po' bellunese, non investiamo in un anello che ci conduce con la Germania, che ci collega con la Germania, che porta non solo beneficio a livello turistico, ma anche a livello industriale, perché io ho azienda in zona industriale e Parodi, ho clienti in Germania e i mezzi pesanti devono fare il giro per Trento, Bolzano, fare il Brennero, quando in qualche ora di meno potrebbero essere già in Germania se ci fosse il collegamento. Poi un'altra cosa,
sono stati spesi dei soldi per chiudere la famosa rete del trenino che collegava Calalza con Cortina per fare una pista ciclabile che è adoperata il 10% di quello che in effetti potrebbe essere usata, perché ci sono i famosi turisti che si divertono a fare questo giretto in bicicletta. Nessuno si è mai fatto la domanda che un treno che collega Venezia a Cortina potrebbe portare più movimento di gente che quella famosa pista ciclabile, che con poco si poteva riattivare. Adesso sembra che qualcuno voglia coprire la pista ciclabile e rimettere giù i binari. Allora, qui stiamo spendendo i nostri soldi in maniera schifosa. Poi questi soldi che sembra, come l'avete detto prima e che continuiamo a ripetere fino a stancarci tutti quanti, sono soldi che arrivano dalle nostre tasche alla fine, no? Da chi li mette da una parte, da noi imprenditori che paghiamo le tasse, e ogni anno o ogni tot periodo qualcuno inventa o la rottamazione o l'industria 4.0 e altre balle che sembra che siano le famose manne del cielo, che poi tutti corrono come gli allocchi a partecipare a questi bandi stando su di giorno e di notte, perché se si clicca il tasto nel computer in quel preciso secondo allora si ha diritto ad aderire al bando. Se si perde il secondo si perdono i soldi. Io ho un'azienda, e lo ripeto e l'ho detto tante volte, che ha compiuto 100 anni. Noi non abbiamo mai aderito a bandi, non abbiamo mai aderito ad agevolazioni, abbiamo solo la fortuna che il braccio destro arriva sempre nel portafoglio e quindi non accorciandosi apriamo sempre la nostra moneta. Poi un'altra cosa, ho accennato il discorso dell'autostrada, l'autostrada che può collegare Veneto, tutto il Veneto alla Germania, porterebbe un beneficio enorme, e qui stanno sorvolando. Poi c'è la storia dei Verdi che non vogliono che venga attuata. Ecco, io direi che i soldi potrebbero essere investiti, parlo da bellunese ma anche da Veneto, perché la cosa interessa tutto il Veneto, potrebbe essere una cosa interessante. Bene, dottore, però fermiamoci qui e poi riprendiamo il ragionamento. Torniamo da Re, che voleva chiosare. Andiamo da Giorgio Pasetto di Più Europa, scusi per l'attesa, ma insomma siete in tanti e quindi passa sempre un po' di tempo per arrivare, per completare il primo giro. Prego Pasetto. Intanto mi auguro di non essere interrotto da Re come di solito fa quando parlo io, quindi gioco d'anticipo, lo dico prima. Va bene, altrimenti... va bene. Io cerco di contenere l'onorevole Re. Allora io ricordo, eravamo nel 1994 quando Berlusconi ci promise la riforma liberale di questo paese. Purtroppo di riforma liberale del paese non si è visto nulla sostanzialmente, e ahimè, anzi ancora oggi ci sono partiti che difendono anziché la concorrenza ma le rendite di posizione. E io devo dire che la domanda l'ha fatta lei prima, giustamente, direttore, anche, ma questo centrodestra è un centrodestra liberale, a parte che non è più un centrodestra ma è una destra centro, ma di liberale non ha nulla, perché l'unica cosa che interessa alla destra italiana, alla destra veneta, alla destra delle città del Veneto, è quella di proteggere le rendite di posizione, penalizzando ovviamente i nostri giovani, che cosa fanno? Prendono e se ne vanno via. Allora, è vero, ha detto qualcuno, che va riconosciuto il lavoro dei balneari quando parliamo di spiagge, ma la concorrenza secondo me è un principio fondamentale che viene prima. Allora io vorrei fare qualche numero, così almeno coi numeri si capisce. Allora, il 70% degli stabilimenti balneari paga meno di 2.500 euro l'anno di canone. Sì, è meno di qualche anno. E il fatturato delle spiagge è 100 volte superiore al canone. Quindi capite bene che questi beni, che sono beni di tutti noi cittadini, perché sono beni demaniali, vengono dati spesso, per non dire quasi sempre,
ha delle tariffe che sono completamente fuori dal mercato. Ma questo ci potrebbe anche andar bene da un certo punto di vista, se poi andassimo in spiaggia e trovassimo gli ombrelloni ad un prezzo decente. Invece negli anni il costo degli ombrelloni, dello spazio sulla sabbia è sempre continuamente aumentato. E poi ha ragione Draghi quando dice: se non approviamo entro fine maggio il disegno di legge concorrenza, rischiamo di perdere i soldi del PNRR. È per forza, perché noi prendiamo i soldi perché dobbiamo fare le riforme, ma purtroppo c'è una gran fetta sia a destra ma anche, come diceva prima Benvenu, a centro-sinistra, ma molto sinistra devo dire, che è contraria a fare le riforme, perché anche loro hanno una visione di protezione verso determinate categorie. Quindi se Draghi metterà la fiducia, ben venga la fiducia, tanto ormai sappiamo che al governo c'è una Lega di governo e una Lega di opposizione. L'altra cosa, quando si invoca il pericolo che vengano gli esteri ad occupare le nostre spiagge, purtroppo adesso abbiamo già la mafia che ha occupato le nostre spiagge, perché ce l'ha detta prima la direzione investigativa antimafia, non l'ho detto io. Cioè, purtroppo il Veneto, nel Veneto la corruzione, l'elusione fiscale è elevatissima, quindi il mettere a gara, diciamo, queste spiagge è ormai necessario, è una riforma stranecessaria. Bene, Pasetto. L'ultima cosa e poi chiudo, sì, per non essere troppo lungo, sì, ma questo disegno di legge sulla concorrenza è stato presentato il 3 dicembre del 2021. C'erano tutti i tempi per poter presentare gli emendamenti, per discuterli. Il fatto è che poi la politica invece non vuole risolvere il problema, vuole mantenere lo status quo. E poi lo scopo, la colpa a chi la diamo? La diamo all'Europa, ovviamente. Allora, onorevole Darè, poi torniamo anche dal presidente Berton, dagli altri ospiti. Prego. Intanto non ho interrotto perché è difficile fare 3 autogol con un tiro in porta. Comunque lasciamo, è la sua opinione, siamo su posizioni diverse, ma mi pare che anche lei sia un po' il governo, ma non importa quindi. Ma voglio rispondere invece prima all'imprenditore dell'Alpago. Sì. Voglio ricordare che innanzitutto De Luca, parlando di concorrenza, ha un'impresa boschiva e quindi i lotti li deve guadagnare sul campo con delle offerte, primo. Secondo, conosce bene il Cansiglio. Terzo, fa il maestro di sci, quindi è più montano che balneare, anche se è un appassionato di vela, mi pare. Quindi ha in mano tutto. A tutto. Quindi ha tutte le caratteristiche sportive per fare anche il sindaco. Tra l'altro i 5 anni che è in consiglio comunale, quindi insomma il suo mestiere lo sa fare. Per quanto riguarda invece la Venezia Monaco, voglio essere puntuale, io sono stato sindaco di Vittorio Veneto ed ero uno dei componenti per la Venezia Monaco, che purtroppo è stata tagliata, non si è voluta portarla avanti. Lei sa benissimo che quando si è voluto fare la famosa autostrada che andava, che si è fermata purtroppo a Longarone, là qualcuno, anziché erano i tempi del Partito Socialista, e i tedeschi volevano fare l'autostrada e poi qualcuno voleva oltre e si avrebbero dato l'autostrada e l'avrebbero ottenuta loro con i soldi dei pedaggi e poi l'avrebbero data agli italiani, ma solo che gli italiani in quel periodo c'era quel famoso partito del 5%, voleva anche il 5% e quindi si è fermata là. Io le posso dire che in Europa mi sono attivato per cercare di portare quantomeno l'autostrada fino a Tai. Per quale motivo? Perché portandola fino a Tai, però ci sono anche sindaci molto importanti che non la vogliono, perché a Tai si prenderebbe tutto il Cadore, tutto l'Ampezzano e tutta l'altra parte della valle, e quindi potrebbe essere un modo di sviluppare quantomeno questa benedetta autostrada, che sappiamo benissimo che al sabato, la domenica, nei weekend è impossibile ritornare a casa oppure andare in montagna.
Quindi non è che ci siamo dimenticati o la politica si sia dimenticata. Qualcuno non la vuole e fa di tutto per non volerla, soprattutto azionando quelle che è quell'arma terribile che sono quelle associazioni ecologiste, verdi e quant'altro, che non vogliono assolutamente questo sviluppo, perché questa, l'autostrada Venezia-Monaco sarebbe un qualcosa di fondamentale per quel collegamento che sarebbe quasi 370 km, poco più, di andare a Milano, che sarebbe importantissima per, sia per la parte per il lavoro, perché abbiamo le nostre aziende, che cioè il Veneto, il Nord-Est soprattutto e la Baviera sono similari come aspetto lavorativo, ma soprattutto ci sarebbe quel flusso turistico che permetterebbe ai tedeschi di venire a fare i weekend da noi e noi di andare in Germania. C'è uno sviluppo turistico, economico e sociale che sarebbe fondamentale. Purtroppo ci sono dei se, dei no e dei ma, anche perché sta cambiando idea, e le posso dire ascoltando gli austriaci, anche gli austriaci che prima non erano a favore adesso iniziano a pensare, perché sono un po' tagliati fuori da quella che è la grande linea e quelle che sono le grandi linee turistiche. Quando lei prima parlava del bolognese e di tutti quei locali che sono stati chiusi quando l'autostrada si è aperta, e quindi la statale 51 di Alemagna è stata praticamente diventata una strada secondaria, questo ha portato che tutte quelle attività turistiche, alberghiere e quant'altro, sono purtroppo hanno dovuto chiudere. Rimane in piedi il bolognese, come diceva lei, la baita che è sempre aperta, però gli altri locali sono stati quasi tutti chiusi. Quindi lei ha ragione quando evidenzia questo problema, ma è un problema dovuto al fatto che il turismo passa per l'autostrada, non passa più per la strada normale. Però per quelle che sono le nostre imprese sarebbe importantissimo poter arrivare quantomeno arrivare a Tai, e poi non la vogliamo chiamare autostrada, possiamo anche chiamarla strada secondaria, ma che arrivi quantomeno dalla parte del Friuli per collegarsi a quella che è l'altra autostrada che arriva dal Friuli. Esatto. Scusi, lei ha ripetuto quello che avevo già detto prima io, non è che... Siccome lei ha portato avanti questa idea, sono contento che lei la condivida. I concetti che ho detto io sono solo due. Quello di incrementare il turismo e di incrementare il commercio, l'industria. Il lago di Garda beneficia dell'afflusso dei tedeschi perché c'è l'autostrada del Brennero. Uno che abita a Monaco in tre ore è già sul lago di Garda. Allora, è vero che gli alberghi hanno chiuso attorno al lago, hanno chiuso i locali, i bar, quelle attività di ricezione turistica hanno chiuso perché c'è stata la nuova autostrada, però potremmo recuperarli se avessimo una, lei la chiama adesso strada, non mi ricordo più come aveva detto, io userei un termine semplice, darei una superstrada, cioè diventa molto facile anche a dare un nome a questa strada, anche mulattiera a tre corsie, perché se la chiamiamo autostrada abbiamo i verdi che sono contrari, è per questo La chiamiamo superstrada, vuole che la chiamiamo mulattiera, l'importante è che la facciamo questa strada. Esatto. Però se avessimo due corsie da una parte e una dall'altra, avremo un collegamento diretto con Austria e Germania, anche senza passare per il Friuli, perché dobbiamo andare in Friuli. I friulani si arrangiano sempre per conto loro, no? Non è che vengono a fare anche i cavoli nostri, perché noi dobbiamo andare a fare i cavoli dei friulani. Lavoriamo con la nostra testa e sul nostro territorio, che quando abbiamo lavorato la nostra testa siamo già a posto. Allora, se noi collegassimo i due territori, il lago di Santa Croce potrebbe ripartire e i locali potrebbero riaprire, anche se c'è l'autostrada, perché è il lago di Santa Croce che è importante per il kitesurf e per altre cose. Va bene. Poco tempo fa ero un... Sì. Hai capito? Quindi
facciamo perdere i verdi, portiamo del beneficio alla zona Alpago e anche zona Vittorio Veneto con una strada che colleghi. E poi c'è il discorso anche del famoso treno che arriva a Cortina. Ne parleremo, il presidente Zaia continua a parlarne, e poi vedremo di scendere nei dettagli in una prossima puntata. Mi viene in mente la famosa Pirubì, la Valdastico, piccola, il rumor bisaglia, che si ferma a Piovene Rocchette perché il Trentino non vuole che i veneti arrivino a rovinare, a guastare le feste con i loro artigiani, così mi avevano raccontato tempo fa, ed è ancora ferma lì, non è che è andata avanti. Allora vediamo il presidente Draghi, che è arrivato a somma campagna questa mattina per rispondere alle lettere, alle domande mandategli dagli studenti che ha incontrato e che lo hanno ovviamente accolto con una grande festa. Vediamo l'arrivo intanto a somma campagna del presidente del Consiglio. Saluta ovviamente il sindaco di Somma Campagna, il presidente, cioè il presidente della provincia. Vedete a sinistra il presidente del Veneto, Luca Zaia, che poi a Verona ha trascorso un'ora e mezza in un colloquio privato con il Premier. Queste sono le immagini dell'arrivo. Adesso con Italo Morano in regia, stasera c'è anche Tony Paul. Vediamo il servizio su Draghi a somma campagna del nostro collega della redazione di Treviso. Vediamo. Io non vi dovete preoccupare, guardare con ansia il futuro. Guardate con ottimismo il futuro. Il futuro è lì perché voi ve ne impadroniate. Il futuro è lì perché voi diventiate protagonisti del futuro. So che queste sono parole un po' difficili, però bisogna guardare al futuro come a una partita. La volete vincere la partita, no? Se no perché giocare se già volete perdere? E niente ansia, mi raccomando. Si rivolge così ai ragazzi delle scuole medie di Somma Campagna il premier Mario Draghi, arrivato nel Veronese in mattinata per incontrare una classe in particolare, la seconda D, che nelle scorse settimane aveva inviato una serie di lettere a Palazzo Chigi a lui indirizzate per chiedere spiegazioni sulla guerra in Ucraina, spiegazioni che non sono tardate ad arrivare, così come alcuni retroscena. Io l'ultima volta che ho parlato col presidente Putin ho cominciato la telefonata dicendo: la chiamo perché voglio parlare di pace. E mi ha detto: non è il momento. La chiamo perché vorrei che ci fosse un cessate il fuoco. Non è il momento. La chiamo perché forse molti di questi problemi li potete risolvere solo voi due. Lei, Presidente Putin, e lei, Presidente Zelensky. Perché non vi parlate? Non è il momento. Invece ho avuto più fortuna l'altra settimana, quando sono andato a Washington e parlando col presidente Biden, gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vuole sentire una parola. Ma nella giornata veronese del premier parole precise sono state spese anche sulla pandemia e sul ruolo dei giovani, con un'indicazione per l'utilizzo delle mascherine in classe. Avete fatto cose straordinarie, siete stati bravissimi, avete rispettato le regole e grazie anche al vostro rispetto delle regole, ma anche e soprattutto ai vaccini, io spero proprio che con l'anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine, guardate. Spero proprio che la pandemia non ritorni. Draghi si è poi recato in visita all'ossario di Custoza, deponendo una corona d'alloro al mausoleo che ricorda le vittime della prima e della terza guerra d'indipendenza italiana. Premier che poi si è fermato per un colloquio privato con il presidente del Veneto, Luca Zaia. Ma la trasferta, organizzata in tempi record e comunicata ufficialmente solo poche ore prima, è stata dedicata ai giovani con parole tutt'altro che retoriche. Vi dovete divertire, questa è l'altra cosa. E su questo del divertimento vi saluto e vi faccio tante congratulazioni ancora. Ecco, peccato che non si vedevano i giovanissimi studenti che erano lì, che affollavano questa palestra in cui ha parlato il Presidente del Consiglio. Senta, sembra un po' strano, cioè venire in Veneto per rispondere a delle letterine di bambini, no? Altri presidenti l'hanno fatto e lo
e lo fanno, compreso lo stesso Mattarella, tanti capi di Stato esteri. Però questa visita in Veneto con un'ora e mezza di colloquio con Luca Zaia può far supporre che si sia parlato di autonomia, che il Presidente del Veneto abbia parlato di autonomia al Premier, che è in parte veneto perché la moglie, la signora Cappello, è veneta, è molto legato al Veneto il Premier. Può essere questo poi in realtà lo scopo, l'obiettivo? Il colloquio sia stato estremamente riservato, ma si, conoscendo Luca Zaia, sicuramente avrà parlato di autonomia, avrà parlato comunque di quelle autonomie che servono al Veneto e non solo al Veneto, perché poi alla fine diciamo la Lombardia sta chiedendo la stessa cosa, Bonaccini sta chiedendo la stessa cosa, anche perché noi abbiamo un tessuto diciamo industriale che è similare, che ha bisogno di cose diverse. La nostra Italia è lunga, con tante diversità, e sicuramente noi abbiamo bisogno di qualcosa di diverso, cioè qualche autonomia ce la devono dare. È chiaro che in questo momento, con una maggioranza composta così, che a tirare e a campare, sicuramente riforme in questo momento mi sembrano difficili da fare, ma quantomeno parlarne con una figura autorevole come è Draghi. Ripeto, io ho applaudito quando Draghi è venuto in Europa, perché a un certo punto ha collocato assieme alla Francia e alla Germania l'Italia prima, invece i due premier si trovavano, la Merkel e Macron si trovavano da soli, e poi arrivava Conte, e questo era sicuramente negativo per quanto riguarda l'Italia e soprattutto quelle che sono, diciamo, le priorità per l'Italia. Arrivare con i compitini già fatti non era chiaramente sulla guerra, magari sulle università e sulle cose che non anche perché potrebbe riferire in Parlamento se ha fatto accordi, se si danno armi all'Ucraina, cioè questi sono accordi che devono passare per quantomeno per una discussione parlamentare e non certo una discussione testa a testa con Draghi e il Presidente degli Stati Uniti. Signor Carraro, poi vedremo i dati del primo trimestre dell'economia del Veneto. Secondo lei c'è uno spiraglio per l'autonomia, c'è una legge quadro? Qualcuno, anzi, si è detto anche recentemente che non sarà possibile con questa con questo esecutivo, ma probabilmente più avanti, dopo le prossime elezioni, cioè riaprire la strada dell'autonomia. Cosa ne pensa? Allora, i dati del primo trimestre sono buoni, ma l'inflazione lo è di più. Quindi il nostro PIL sale, ma l'inflazione è più avanti, quindi stiamo scendendo. Diciamoci tutta la verità, ragazzi. L'autonomia non ce la daranno mai, è lapalissiano. Chi ha la torta e beneficia della torta non divide niente e non molla niente, perché darei parla tanto, ma io dico tre parole: se cede chi paga? Chi paga vuole secedere, chi li prende? Mai e poi mai si presterà a qualsiasi forma di autonomia, è matematico. Non sono riusciti a farla quando erano al governo solo con i 5 Stelle, non succederà mai, mai, mai. Quindi voi siete generosi, fate tanti discorsi, ma l'autonomia non arriverà, è nei numeri. I numeri comandano. Ci proviamo. Vabbè, ma che vuol dire? Sono stati al governo con i 5 Stelle, non hanno i 5 Stelle, e in particolare il signor Di Maio non ha mai voluto portare sul tavolo dei ministri la parola autonomia. Però voi avete votato tutto al 5 Stelle, avete votato tutto. A casa mia ero lì e dice un'unica cosa: o questo non si fa il governo. Guardi, non siete riusciti adesso, a farlo. Adesso c'è anche la sinistra, ma non mi pare che di autonomia se ne parli. Ho detto, avevate una chance e non siete stati capaci di portarla a casa. Basta ammetterlo. Purtroppo, la siamo, buona volontà siamo non uno serve stato, a niente in politica. Siamo, lo sa meglio purtroppo di me. Siamo uno Stato in cui qualcuno paga e qualcuno ne beneficia. E i beneficiari
non vogliono assolutamente sentir parlare. Questo l'ho detto io, eravate al governo, dovevate portare a casa l'autonomia. Non sto parlando in generale, sto parlando con lei. Purtroppo c'è chi lo Stato lo vede come una risorsa e c'è chi invece lo Stato purtroppo lo vede come un oppressore perché gli mette le tasse. Questa è la differenza della nostra Italia. Quindi sono tutti contenti del PNRR, avete scavato la fossa a tutti, ma quando sarà ora la gente ve la farà pagare cara. Vediamo il quadro congiunturale dell'economia veneta nel primo trimestre del 2022 presentato nella sede della Camera di Commercio di Padova. Vediamo il servizio. Il rallentamento è un dato di fatto, ma continua la crescita dell'economia veneta anche nei primi tre mesi del 2022, con un aumento dei valori produttivi del 2,4% in regione, del 5,1% in provincia di Padova. Dati quasi a sorpresa positivi che nascondono preoccupazioni. Sono dati che sfruttano l'onda lunga del 2021. Si sperava e si pensava che fossero ancora più positivi. Io credo che però saranno probabilmente gli ultimi dati così positivi. Costo dell'energia, difficoltà a reperire materie prime, la guerra in Ucraina e il timore di una crescita dell'inflazione, le preoccupazioni degli imprenditori che parte dei risultati del primo trimestre li devono all'export. Prima della pandemia delle aziende che erano disponibili alla internazionalizzazione soltanto il 12% voleva farlo, invece adesso che c'è stato un capovolgimento per cui c'è stata una grande crescita delle aziende che vogliono spingere verso l'internazionalizzazione, c'è stata anche una crescita degli ordini interni. Veneto Congiuntura è il nome dell'indagine condotta da Unioncamere del Veneto su un campione di 1750 imprese con almeno 10 addetti. Per la prima volta alle domande non hanno risposto 250 aziende. Un dato preoccupante, il commento di Mario Pozza. Questo in termini politici potrebbe essere una scheda bianca, ma perché c'è questa scheda bianca appunto di domanda? Perché non hanno voglia, perché sono troppo occupati e dovremmo indagare su questo. È la prima volta che ci succede. Questo probabilmente può essere perché sono stanchi e dice inutile dire cosa pensiamo o no, perché tanto la politica ci ascolta fino a un certo punto. E questo era il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza. Benvenuto, ha sentito i dati dell'economia del Veneto, cosa ne pensa? Beh, penso quello che è già stato detto, cioè che praticamente c'è una crescita, ma sostanzialmente è legata insomma al trend positivo dell'anno precedente. Adesso stiamo andando lentamente in una fase, se non è di recessiva, è una fase di stagnazione. E quando si coniuga stagnazione e inflazione, si dice in termini economici stagflation, ed è sicuramente una situazione grave, insomma, perché vuol dire che si accentuano i tratti recessivi. Le ragioni sono moltissime, sono legate anche ovviamente alla caduta dei consumi interni. Chi vive di salario e di pensione fa sempre più fatica, insomma, ad andare a fine mese. Se qualcuno prima andava a mangiare la pizza una volta alla settimana oppure si permetteva qualche acquisto in più, oggi sono in molti sono costretti a farlo perché magari devono pagare le bollette, perché trovano aumentati i prezzi di generi alimentari, quando vanno al supermercato non lo possono fare più. Questo è l'aspetto interno. Poi c'è un aspetto più generale che è legato al quadro internazionale, insomma, che mi pare particolarmente preoccupante. Io credo che se questa guerra, insomma, e anche altri fattori pesanti che incidono sul quadro globale, insomma, non si risolveranno e non vedo prospettive a breve di risoluzione dentro questo quadro politico, dentro questo quadro economico generale. Penso che andremo incontro a tempi duri. Dopodiché c'è una certa resilienza di una struttura produttiva che anche prima, anche nella fase precedente, insomma, alla pandemia, ma anche nella fase della ripresa, comunque ha ancora una certa capacità di stare sul mercato internazionale. Però i fattori
i fattori oggettivi sono in controtendenza. Io obiettivamente sono molto preoccupato per le conseguenze. Io penso che la prima cosa da fare sarebbe quella di mettere risorse a disposizione di chi non ha a poco o a molto poco, insomma. Ecco. Su questo bisognerebbe ragionare, ma mi pare che la politica del governo sia orientata in maniera diversa, insomma. Ecco. Penso che avremo un autunno particolarmente turbolento, insomma, dove bisognerà fare delle scelte dure e probabilmente sarà necessario che i sindacati riprendano la via della mobilitazione e della battaglia, insomma, sui salari e sulle condizioni di vita, insomma, dei ceti popolari, perché anche questo è un modo, insomma, per rispondere alla situazione di crisi con cui ci dovremmo confrontare. Grazie, benvenuto, poi torniamo da lei di nuovo. Caro Bollette, no, tutti in difficoltà, non c'è chi non è in difficoltà e chi non vede aumentare in maniera veramente vertiginosa i prezzi. Vediamo cosa dicono i vicentini in questo servizio della nostra redazione. Io arrivo a fine mese fortunatamente, però ho speso esattamente il doppio dell'anno scorso. Beh, hanno ragione, a me è arrivato uno da 400 euro l'altro ieri, per cui o la pago subito così oppure la diluisco. Siamo pensionati tutti e due e quando abbiamo visto i conti che dobbiamo pagare io sono rimasta senza parole. Siccome vivo da sola non è eccessivo questo rincaro, sono 100-150 euro. Ora sto aspettando l'altra e vediamo se conferma questo importo. La difficoltà è per tutti, perché uno che lavora, che prende 800-900 euro al mese o anche 1.200, spende 1.000 euro al mese, non al mese, in due mesi di gas, ovviamente è un problema. Si fa veramente difficoltà ad arrivare a fine mese, è vero, eh sì. Il problema di queste persone esiste, perché i rincari sono notevoli. Tutte le bollette arrivano tutti indiscriminatamente. Lei ha notato aumenti di quanto? Dunque del 30% almeno. Lo sentiamo tutti, chiaramente, soprattutto il gas per quanto mi riguarda. È difficile per tutti, è difficile anche per le aziende, sinceramente, affrontare i costi dei rincari. Quindi è generalizzato l'aumento, ma non solo delle bollette, lo si vede anche nei supermercati, sono aumentati tutti i prodotti. Si rinuncia a tante cose, sicuramente c'è una rivisitazione anche dei bisogni, forse anche il Covid ci ha insegnato. Un taglio, che ne so, le vacanze, le cene. Allora, questi erano i vicentini. Dottor Venturato, intanto bisogna dire che l'embargo energetico minacciato dall'Europa non c'è stato. Putin parla di un suicidio energetico e dice che la pagheremo cara per via delle sanzioni. Intanto va avanti, sia pure lentamente, in maniera anche a volte sembra con difficoltà, però diciamo l'armata russa non si ferma. Cosa si può sperare in un momento in cui l'Europa, tra l'altro, ha proposto di lastricare tutti i palazzi pubblici e privati dal 2029 in realtà, di pannelli fotovoltaici, dove quale strada poi alla fine sceglierà di percorrere il governo, secondo lei? No, ma la scelta del governo è chiaramente difforme da quella che è la scelta iniziale, se pensiamo che con il PNRR il PIL stimato dal governo come tasso programmatico iniziale era del 4,7%, ora il governo nell'ultimo DEF lo ha ridimensionato al 3,1%, ma in realtà Confindustria stima la crescita non superiore all'1,5%. Questo vuol dire che il paese non sta crescendo, non sta crescendo. In realtà il paese non sta crescendo per rispondere ai debiti che ha e agli impegni che si è assunto. Noi abbiamo una recessione già americana che, come è noto, quando si nasce negli Stati Uniti poi si sposta sempre un po' più tardi anche in Italia.
e io sentivo proprio il mondo bancario dire grandi allarmi che si accendono soprattutto dopo l'estate per le imprese. Ne fanno le spese sicuramente le classi più deboli, io non agiterei le masse sindacali, come dice Benvenu, per andare a richiedere l'adeguamento dei stipendi, doverosi sicuramente, ma in questo momento non abbiamo bisogno di agitazioni sindacali, abbiamo bisogno di provvedimenti governativi, che è diverso. Allora, il problema dov'è? I provvedimenti governativi forse vanno a rivedere i troppi bonus dati fino adesso, che probabilmente certo, non hanno più il motivo di essere come inizialmente visti, e legare più che altro a una valutazione di un piano di sostenimento, soprattutto per le fasce più deboli, mi riferisco in particolar modo agli anziani, che non ce la fanno, non ce la fanno con la pensione, non ce la fanno, e quindi trovare un modo per, diciamo, superare questo momento nel sostenimento delle fasce più deboli che hanno bisogno. E sicuramente va fatta una politica di rivisitazione dei salari e stipendi in innalzamento, perché noi, come ho sempre detto in trasmissione, lei ne è il buon testimone, direttore, noi Italia siamo fanalino di coda rispetto all'Europa, abbiamo la necessità di adeguare, se vogliamo essere tutti europei, anche gli stipendi, però è un momento che non ce lo permette. Se noi andiamo a discutere, è la diatriba che è nata tra Bonomi e Orlando, tanto per essere chiari. Orlando scarica su Bonomi e Bonomi dice: ma in che mondo vivi? Allora, voglio dire, bisogna cercare di mettere le cose quando si possono fare. È un momento difficile, ma è vero, stiamo innalzando, l'inflazione sta galoppando al 6%, questa è la proiezione, spero che non superi addirittura questo tasso, quindi calo della ricchezza, aumento dell'inflazione, si parla di stagflazione. Il problema della progettualità dei pannelli lastricati sui tetti dal 2029, anche qui bellissima intenzione, si sposa nelle energie rinnovabili inserite nel PNRR, è fuori contesto. Chi aveva mai pensato, quando è nata la Next Generation EU, che nasce, ricordiamolo, a seguito del problema prima sanitario, poi economico, quindi prima da un punto di vista di Covid, poi nasce per gli effetti economici ribaltati, chi pensava di avere anche il problema della guerra? Sicuramente forse l'intelligence lo sapeva, noi no, ma anche se era latente dal 2014 per il caso Crimea, ma voglio dire, il problema è che adesso non bisogna mettere da parte l'ordinario e affrontare un piano straordinario per soprattutto scollinare, perché da autunno ci sarà veramente qualcuno che salta per aria. Sì. Iuri De Luca, candidato sindaco a Cappella Maggiore, si vota il 12 giugno anche per i 5 referendum sulla giustizia, la sfida con Maria Rosa Barazza, che invitiamo a Focus, ovviamente le scriveremo per par condicio, è l'unica avversaria, una sfida a due a Cappella Maggiore. Dovesse diventare sindaco De Luca, come farà con il bilancio, cioè con la carenza di risorse di cui soffrono i comuni, peraltro che devono decidere se mantenere l'illuminazione o provvedere poi alla manutenzione delle strade, perché no, con questi costi energetici che sono aumentati terribilmente, anche voi siete in difficoltà, cioè nei comuni, no? Sicuramente è un problema che ci coinvolge in prima linea e è un problema da valutare già precedentemente all'impegno poi che spero di avere ed affrontare. Dal confronto tra l'altro con i vari sindaci limitrofi che ci ho tenuto a tenere, perché chiaramente non essendo da quella parte dell'amministrazione l'approfondimento è più complicato, ho accettato, ho apprezzato e ho condiviso delle impressioni che sono fondamentali. Allora, l'aspetto chiaramente sul bilancio è molto gravoso e è difficile da affrontare obiettivamente. È stato fatto anche nell'ultimo bilancio di Cappella Maggiore l'accesso ai fondi di riserva, quindi è chiaro che è una cosa non prevista,
praticamente non prevedibile, anche se come principi probabilmente essere o valorizzare l'indipendenza di stampo energetico può essere una cosa più incentrata al guardare al futuro con positività e con possibilità per le nuove generazioni. Quindi quello che io farei fossi chiamato in causa è provvedere al massimo delle possibilità a creare questa benedetta indipendenza energetica che penso sia abbastanza difficile da ottenere attraverso i pannelli fotovoltaici sui tetti delle case, che comunque è un provvedimento di valore. Il problema è che passi di dipendenza in dipendenza. La dipendenza dal gas russo, lo abbiamo visto tutti, alla dipendenza della produzione dei pannelli fotovoltaici che sono prodotti dalla Cina. Quindi non so quale dipendenza sia più favorevole nei nostri confronti, ecco. Penso invece all'efficientamento di energie che sono nel nostro Veneto reperibili. A Cappella Maggiore, per esempio, c'è una centrale idroelettrica. Chiaro, no, utilizzarla maggiormente penso sia impossibile, però è quella la direzione da intraprendere con le nuove tecnologie, efficientarla, spingerla al massimo e trarne al massimo le conseguenze. Poi, chiaramente, visto che sono anche del settore, c'è la possibilità di fare delle centrali di tipo rinnovabile, ne abbiamo qualche esempio a Longarone, ne abbiamo qualche esempio a Portogruaro, che non possono contribuire in modo tanto spinto perché ancora la tecnologia è da sviluppare, quella delle biomasse legnose, che abbiamo avuto tra l'altro l'opportunità di sfruttare nonostante il danno incredibile causato da Baia nel 2018, no? E quindi è un tema che ci colpisce al cuore prima di tutto perché ha colpito il nostro territorio, però secondo me è un ambito che viene sempre lasciato in disparte. Invece, visto che abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro territorio e valorizzarlo, che non vuol dire sfruttarlo, visto che per esempio, per esperienza anche personale, si taglia in media il 18%/25% della crescita annua del nostro bosco, infatti i pascoli non ci sono più, e questo è un fatto che bisogna tenere in considerazione. Non sarà la risoluzione di tutti i mali, perché purtroppo ancora, ripeto, la tecnologia non è sfruttabile al 100%, non c'è un'efficienza che supera per esempio il 40% della produzione di energia, ma è una cosa da guardare con occhio di riguardo, visto anche la nostra posizione, che è a ridosso di queste risorse, ecco. Quindi le affronterei in modo il più sostenibile possibile. Non è facile, è una missione come quella di fare il sindaco, perché obiettivamente ad oggi prendere questo impegno, me l'hanno detto in molti, è un impegno complesso, complicato e al giorno d'oggi ancora di più. Però la passione e la voglia di dare il contributo diretto per la cittadinanza, prima di tutto, e per il nostro fantastico territorio che apprezzo quotidianamente, è un qualcosa che viene da dentro e faccio fatica a frenare da fuori, ecco. Allora, grazie De Luca. Sentiamo anche gli imprenditori che sono in studio, l'ingegner Carraro. Farebbe piacere sapere anche sulle materie prime. Si dice che un'azienda su quattro, se non, la situazione non dovesse cambiare in Veneto, potrebbe chiudere per la mancanza o i costi astronomici delle materie prime. Chiedo a lei e anche al dottor De Pra, che lavora nel settore della plastica. Assolutamente. Prego. Lo shortage, la mancanza di materie prime, di fornitura è lì per decimare un 20-25% di aziende, non c'è scampo. Però io vorrei chiosare, prego, prego, alla fine
La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni e da domani di pannelli fotovoltaici cinesi, perché quelli non ci salveranno certamente, non ci daranno l'indipendenza energetica, no? È come mettere l'arbre magique quando c'è il cadavere, non serve niente. E dopo ricordiamoci che il prossimo anno arriveremo a 2.900-3.000 miliardi di debito. Non vi basta, ne volete ancora, ne volete di più. È il classico ritornello liberale. Se fare debito risolvi i problemi, ne abbiamo già 3.000 miliardi di debito. Non è che nuovo debito risolvi i nostri problemi. Saranno 50.000 euro a cranio per ogni italiano, cioè un bambino nasce 50.000, si parlava di 40.000, di 30.000 a cranio, si ricorda? Adesso siamo alla soglia dei 50.000, quindi volete ancora più debito? E così andremo a finire. Dottor De Pra, poi torniamo sulle spiagge col presidente Berton, perché Pasetto diceva, insomma, i canoni sono molto bassi e i prezzi sono aumentati e aumenteranno ancora. Dottor De Pra, prego. Ma lei cosa vuole sapere da me? Prima mi pare che volesse replicare a quanto diceva Gianantonio De Re, e poi oggi con la questione dei costi energetici, le materie prime. Lei in Cadore lavora nel settore della plastica, volevo sapere che cosa fate per far fronte a questa situazione drammatica per tante imprese. Guardi che io non sono in Cadore, sono in Alpago. In Alpago, sì. Non facciamo confusione. Ho personale in azienda che viene giù dal Cadore proprio tutti i giorni a lavorare da noi. Allora, noi con la plastica abbiamo dei grossi problemi, perché un prodotto che deriva dal petrolio è il primo materiale che si costruisce, e quindi se la materia prima derivante dal petrolio e il petrolio stesso ha degli aumenti, questi aumenti si riflettono su tutte le materie plastiche. Diciamo che per noi i costi della materia prima sono lievitati del 30%, 40% per certi materiali. Noi importiamo materiali soprattutto dalla Germania, importiamo materiali dall'America, importiamo qualche cosa dalla Cina, ma lo dico proprio pochissimo, e quel prodotto che noi importiamo dalla Cina potremo farlo, realizzarlo anche noi con le nostre mani in azienda qui a Pieve d'Alpago, però il costo dell'energia è talmente elevato che andremo fuori mercato. Questi sono i problemi essenziali. Sulla reperibilità delle materie prime, soprattutto si sono dimostrati problematiche su quelli che sono i tempi di consegna, ma non perché il materiale non ci sia, ma perché le aziende proprio principali, quindi le aziende che producono la materia prima a livello di granulo, partendo dalle resine, quindi petrolio e altri additivati, approfittano, stanno facendo dei business non indifferenti proprio per creare questi problemi. Però diciamo che c'è il detto che con i soldi si fa ballare anche l'uovo, no? Quindi quando uno nei confronti del fornitore si propone pagando anticipatamente, il materiale arriva. Quando si chiede di pagare come si paga una volta in 90 giorni, 120 giorni, preferiscono a darlo a qualcun altro. Quindi noi, fortunatamente, non per farci vedere bravi e belli, abbiamo disponibilità economica, quindi giochiamo anche sulla disponibilità, quindi di contante o insomma di denaro e non di ricevute bancarie, anticipiamo, e quindi anticipando possiamo accaparrare il materiale in breve tempo e quindi essere anche presenti nei confronti dei nostri clienti in maniera veloce e rapida. Questi problemi li abbiamo anche noi. Se mi permette, volevo entrare un attimo sul discorso dei pannelli fotovoltaici. Noi come azienda De Pra Materie Plastiche stiamo aprendo un settore nuovo proprio all'interno della nostra azienda che si occupa di riciclaggio della plastica. E mi sa che questi pannelli fotovoltaici, a parte che si potrebbero fare in Italia e quindi potremmo anche lasciare fuori la Cina da questo business,
e poi, tra virgolette, i pannelli fotovoltaici danno, le aziende migliori, come a livello qualitativo, danno una garanzia di redditività cioè la resa del pannello fotovoltaico massimo di 10 anni. Fra 10 anni avremo le nostre gatte da pelare a smaltire i pannelli fotovoltaici e sarà un altro problema che dobbiamo già pensare, perché poi dove li mettiamo? Attualmente noi in Cadore nel senso che c'è Belluno, abbiamo una discarica che è della nostra associazione industriale di Belluno, che si chiama Gruppo CIPA, dove vengono conferiti tutti i materiali che vengono dismessi, tra i quali le plastiche che arrivano dalla produzione come scarto dall'occhiale. Cioè tutti gli scarti delle aziende che producono gli occhiali vanno messi sotto terra di un paio di metri e coperti da materiale terroso. Quindi potrebbe esserci il problema di andare ad intaccare le faglie acquifere, e quindi molti hanno pensato, e siamo stati forse i primi, a recuperare questi materiali e ridare una seconda vita. Questo potrebbe far parte anche di sfruttare il PNRR su quello che può essere il finanziamento e i bandi per poter lavorare poi su un sistema che si chiama Eco Green, e noi siamo già in pista proprio per questo progetto. Bene, grazie dottore. Dottor De Pa, allora andiamo in pubblicità pochissimi minuti, poi torniamo, riprendiamo con Giorgio Pasetto, il presidente di Unimare Veneto, Alessandro Bertone, per capire quali saranno i prezzi negli stabilimenti balneari, quanto costeranno l'ombrellone, l'esraio, eccetera. A tra poco, grazie. Nuovo in diretta con Focus, ultima parte, sono le 23:11, Draghi e i partiti, guerra sulle spiagge, in particolare la questione della Bolkestein, la libera concorrenza, le concessioni demaniali, è stato uno scontro anche con i partiti, perché Draghi ha detto ieri ai ministri, insomma andate avanti con le riforme, altrimenti qui ci giochiamo i soldi del PNRR. Diceva prima Giorgio Pasetto di Più Europa, insomma tutto questo ha portato a una situazione in cui i canoni senza questa riforma sono comunque molto bassi a fronte di guadagni molto alti da parte dei balneari. Qui abbiamo il presidente Bertone. Presidente, allora rispetto a questo. Ma non mi sento chiamato in causa da quanto sostenuto da Pasetto prima, semplicemente perché quelle cose non riguardano il territorio che io ho l'onore e l'onere di rappresentare, perché come ribadito in premessa, il Veneto è la prima regione per contribuzione dei canoni demaniali. In Veneto, tanto per capirsi, non c'è nessuno che fa quelle cifre, ma anzi noi abbiamo l'orgoglio di avere semplicemente il concessionario demaniale più grande d'Europa, che ogni anno versa 600.000 euro di canone demaniale nelle casse dell'erario. Ma insomma non è questo il punto. Nel provvedimento votato all'unanimità dal governo un paio di mesi fa, che è appunto in fase di interlocuzione al Senato e che si vocifera la settimana prossima, oltre alla riforma relativa ai percorsi di evidenza pubblica sulle concessioni demaniali, si parla anche di caro ombrellone e di accesso alle aree libere. Ebbene, anche questi due temi sono dei temi che fortunatamente non riguardano questo territorio. Da una parte, perché il Veneto si è sempre contraddistinto nel riuscire ad offrire agli ospiti che frequentano la costa veneta veramente dei servizi di balneazione d'eccellenza a dei prezzi assolutamente alla portata di tutti. Dall'altra parte, perché le spiagge del Veneto sono disponibili a tutti, anche al cliente non economico. Allora mi piacerebbe ricordare in questa occasione, ad esempio, quello che abbiamo vissuto le due stagioni, la 20 e la 21, che sono state fortemente condizionate dal Covid, quando gli operatori balneari del Veneto, in sinergia con gli enti locali e con la regione, hanno prodotto un grande sforzo anche con dei tratti di sinergia, ad esempio con le comunità montane. Mi piace ricordare la collaborazione che abbiamo avuto con i comuni dell'altopiano di Asiago per
poter mettere in sicurezza soprattutto le aree libere e quindi poter offrire a tutte le persone che continuano a premiarci, a frequentare le nostre spiagge, le spiagge del Veneto al più alto livello di sicurezza possibile. Quindi respingo un po' al mittente, insomma, quelle insinuazioni che sono state fatte prima, che sicuramente riguardano alcune aree di questo paese. In ogni categoria economica ci sono persone più o meno virtuose, sicuramente quanto detto prima non riguarda i balneari di questa regione, di questo territorio. Presidente, c'è un problema di carenza di personale anche per quanto riguarda le spiagge o riguarda, diciamo, principalmente alberghi, ristoranti, bar? No, è un problema che purtroppo riguarda anche noi, che quest'anno si sta manifestando in maniera ancora più evidente rispetto alle stagioni precedenti, anche perché fortunatamente la stagione è di fatto partita in questi giorni, con gli indicatori sono molto buoni, abbiamo degli indici di previsione che si attestano sui numeri del 2019, in alcuni casi addirittura al di sopra, abbiamo una carenza importante di forza lavoro che manca da inserire all'interno della macchina del turismo anche della costa veneta. Il ministro Garavaglia lo ha sottolineato anche qualche giorno fa intervenendo dai colleghi di Federalberghi. Il sistema Confcommercio ha stimato in circa 300.000 i posti di lavoro che si sono persi durante la pandemia, ed io credo che sia giunto il momento di avviare una grande riflessione sul fenomeno turistico, perché purtroppo dicevo prima che giustamente si ricorda che in Veneto il turismo è semplicemente la prima industria di questo territorio. Purtroppo però dobbiamo forse ancora colmare un gap culturale relativamente a questo fenomeno economico. Ancora per qualcuno, come dire, i balneari ad esempio sono quelli che quando a maggio esce il sole mettono fuori gli ombrelloni. Non è così, parliamo di macchine importanti, parliamo di macchine che hanno bisogno di tempo per essere messe in funzione. Allestire uno stabilimento balneare, aprire un albergo, aprire un campeggio, parliamo di settimane di lavoro, e quindi è arrivato il momento di sviluppare una grande riflessione di riorganizzazione anche e soprattutto del fenomeno turistico, anche e soprattutto in funzione delle politiche attive. E qui non vorrei parlare di reddito di cittadinanza, ma è del tutto evidente che se ci troviamo in questo momento con questa carenza di personale è perché le politiche attive del lavoro devono essere fatte nei confronti delle imprese, che sono gli unici soggetti in grado di creare occupazione, e quindi non con forme di assistenzialismo, ma dobbiamo pensare al cuneo fiscale, dobbiamo pensare a delle forme di decontribuzione efficaci che mettano in condizione di poter assumere e quindi di creare ulteriore occupazione sul territorio. Allora, vediamo il piano della ULS 3 Serenissima per mettere al sicuro le vacanze, i turisti, vediamolo, poi torniamo da Giorgio Pasetto, vediamo. L'ULS 3 si prepara la stagione estiva con un piano di potenziamento della propria attività di primo soccorso e assistenza sanitaria in genere. Abbiamo lavorato quest'inverno proprio per creare i presupposti che dopo la pandemia ci ha insegnato il valore della sicurezza sanitaria, i cittadini che per passare le loro ferie, i loro momenti di riposo scelgono una delle nostre città, una delle nostre spiagge, possano farlo in tutta tranquillità e sicurezza, creando tutti i presupposti affinché per dei problemi sia di emergenza che di urgenza ci sia una risposta precisa. Oltre al potenziamento del pronto soccorso ospedaliero e del SUEM, infatti, l'azienda ha previsto una serie di implementazioni nell'assistenza territoriale, come ambulatori per i codici minori e supporto infermieristico locale. In particolare, lungo il litorale di Sottomarina ne saranno aperti 5. Previste novità anche sul fronte dell'elisoccorso. I piloti potranno atterrare anche su elisuperfici non illuminate grazie ai visori notturni di ultima generazione, continuando a operare in spiaggia nel caso di urgenze diurne. Sarà attivato anche il servizio di primo soccorso su quad nelle zone difficilmente raggiungibili via terra o con imbarcazioni. Per aiutare i turisti, inoltre, l'ULS 3 ha potenziato l'app Vacanze Sicure, disponibile in più lingue, che permetterà di reperire informazioni sui servizi sanitari anche emergenziali, prenotare visite, farmacie operative e dislocazione degli apparati DAE. Questa iniziativa ci aiuta a migliorare ancora un po' di più. Bisogna andare tutti sulla digitalizzazione, l'abbiamo fatto anche noi durante questa pandemia con un'iniziativa importante, che è quella di mandare a tutti i nostri clienti che prenotano una stanza d'hotel una
conferma e con la conferma una rivista online naturalmente in cui può avere tutte le informazioni sulla città. D'ora in poi troverà anche le informazioni sulla possibilità di ottenere servizi di carattere sanitario. Da quest'anno all'applicazione sarà associato anche il braccialetto Whitney che consentirà di rintracciare bambini o persone anziane in caso si dovessero perdere. Servizio di Ilaria Marchiori. Allora, Giorgio Pasetto, torno da lei per quanto riguarda le spiagge, i costi, eccetera. No, ma mi trovo d'accordo su una cosa con Carraro che ha detto prima, che sono le aziende che sviluppano il lavoro, che rilanciano l'economia e non lo Stato, certamente, su questo sono d'accordo e a maggior ragione quindi qui casca la necessità di avere questo disegno di legge concorrenza proprio perché alla fine le aziende vengono in qualche modo messe nelle condizioni di competere l'una con l'altra con lo scopo di migliorare il servizio per i cittadini, per gli utenti, per chi di fatto va ad usufruire di questi servizi. Una cosa che non trovo corretta è, così come sta avvenendo purtroppo anche in politica, che in qualche modo chi viene eletto poi mette il figlio, mette il nipote, mette la moglie, mette la zia, mette la sorella, insomma, e così come avviene per altri lavori, io credo esattamente poco corretto quello che in qualche modo vengano tramandate di padre in figlio, insomma, questo mi sembra proprio un protezionismo eccessivo che non libera sicuramente il mercato. Non voleva dire, poi andiamo da Venturato e dobbiamo chiudere. No, ma guardi Pasetto, lei forse parla con il balneare, come dire, dalla mentalità più aperta nei confronti di percorsi di evidenza, basta fare una ricerca su Google, molti colleghi di altre regioni italiane ce l'hanno con me proprio per questo, ma quello che lei sostiene non è corretto, semplicemente perché quando si tratta di protezionismo le aziende sono private. Quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che questo settore vada riformato. Ma sono private, ma sul territorio pubblico. Mi permetta, poi lei replica. Esattamente, ma è proprio questo il punto. Su suolo pubblico non stiamo parlando di affitti d'azienda. Non siamo in affitta d'azienda dallo Stato. Ci è stato dato un suolo su cui è stato costruito un'azienda con fondi privati che determinano la ricchezza. Il suolo non è tuo, è della comunità il suolo. Ma è del tutto evidente e per quel suolo si paga un canone, il canone sì, ma potrà non è sufficiente, essere... non è sufficiente. Ma io sono d'accordo con lei e le sto ripetendo da tutta la sera, ma lei evidentemente non mi vuole comprendere. Ho ribadito più volte lei, che... Purtroppo. Parla di calcio pensando che il pallone sia una vescica di porco, questo è il problema. No, sa qual è? A me non piace solitamente fare contrapposizione e polemica, ma ho la sensazione che lei parli di argomenti che conosce fino a un certo punto, quantomeno per quel che riguarda la situazione di Regione Veneto. Allora, se mi lasciasse concludere 10 secondi, io le potrei spiegare. Lei difende una categoria... Niente. Lei difende una categoria della quale fa parte ad oltranza, è evidente questo. No, io non difendo una categoria, io sto cercando di esprimere un concetto, ma lei non ha la pazienza di lasciarmelo spiegare. Non fa l'interesse, lei non sta facendo l'interesse dell'utente. Guardi, se è una gara chi alza la voce di più ha vinto lei, perché io non sono disponibile a questo tipo di confronto. Quindi se lei ha la pazienza, io no, in 30 prego, secondi glielo prego, spiego. Prego, prego, Presidente. Io non difendo nessuna categoria ad oltranza. Sto ribadendo da tempo che questo argomento necessita di una revisione, non ci siamo mai sottratti in Veneto a questo confronto, anche facendo delle proposte proattive, assieme alla Regione Veneto e all'assessore Canera abbiamo portato sui banchi del governo una proposta di riforma a livello nazionale che prenda come traccia la legge 33, i balneari del Veneto non hanno paura dei percorsi di evidenza, tanto per essere chiari. Però dobbiamo sottolineare il fatto che le aziende sono private, sono state costruite in anni di investimenti e di sacrifici. Siamo in affitto su un suolo pubblico, abbiamo sempre pagato regolarmente dei canoni demaniali, a differenza di tanti altri territori. Siamo persino disposti a pagare qualcosina di più, ma è arrivato il tempo
visto che si parla tanto di autonomia, che questi denari rimangano sul territorio, perché quando è arrivata l'acqua grande a Paseto le spiagge del Veneto le hanno sistemato i balneari del Veneto, e non con i soldi dei canoni demaniali ma con denari privati. Allora, andiamo da, abbia pazienza Paseto, poi andremo avanti magari in un'altra puntata. Ma ribadisco che fa la difesa della categoria, perfetto, fa la difesa della categoria. Beh, d'altra parte il presidente dell'Union Mare è abbastazza scontato, no? Allora, visto sulla costa veneta, venga a rendersi conto di persona, lei parla di argomenti che non conosce fino in fondo, mi creda. Allora, lei crede il pallone è una piscica di porco? Va bene, siete stati, devo dire, entrambi molto chiari. Chiedo al dottor Venturato, che tra l'altro è presidente dei revisori dei conti del Veneto, è un problema di costi, di conti, dottore, lei come la vede questa situazione? Il revisore, peraltro, che sono stato anche ad Alpago, sono stato il primo revisore dopo la fusione del comune di Alpago per 3 anni, conosco bene il lago di Santa Croce e tutto il comprensorio. Comunque voglio dire, sì, io invece comprendo le motivazioni di Carraro, probabilmente Paseto non conosce la normativa della legge 33, non è un problema dei veneti, gli unici che sono stati antesignani rispetto alla nazione, al resto del territorio nazionale, è proprio stato il Veneto con l'assessore Caner, che hanno interpretato in maniera virtuosa quello che è l'applicazione. No, ma perché sono stati avanti il Caner con i balneari veneti, sono stati avanti. No, ma non difendo nessuno, è una questione tecnica, Paseto deve imparare a studiare prima di parlare. Allora, il problema lei prima di tutto deve imparare a capire le cose e poi a parlare. Allora parla, se no si parla generalmente senza sapere cosa si dice. In verità ha ragione. Lei difende ad oltranza una posizione che ormai è anacronistica. Ha parlato fino adesso, ha ragione Berton quando dice che di fatto va fatto un ragionamento di buon senso partendo dalla 33 e cercando di utilizzare uno strumento di buon senso che non voglia demolire la questione della libera concorrenza, perché è sacrosanto che si debba rispettare la libera concorrenza. Mi pare che Berton l'abbia detto che non è contrario, ha detto che va fatto un ragionamento sulla base di quello che è anche l'aspetto strategico delle nostre spiagge. Io ho parlato di valori strategici, se no altrimenti non possiamo difendere solo quando ci fa comodo degli interessi, e qui non voglio essere malizioso, delle volte cara alla sinistra, perché quando si tocca a valori della sinistra allora tutti saltate in piedi, sta roba fa schifo. Spiagge sono un bene pubblico, cercare di essere ovvio. Guardi Paseto è in campagna elettorale, la perdono per quello, se deve sparare delle cavolate le dica pure, va bene, sentite, grazie, dobbiamo chiudere, siamo oltre il limite, avrei voluto dare anche altri servizi, purtroppo siamo in ritardo, vi ringrazio tutti davvero, intanto grazie a Pier Vincenzo De Pra, imprenditore dell'Alpago. Grazie dottore, arrivederci e grazie molte. Grazie a Paolo Benvenu, ci vediamo prestissimo, ovviamente di nuovo qui a Focus. Grazie a Giorgio Paseto di Più Europa, arrivederci Paseto, dottor Massimo Venturato, a presto, grazie molte. E arrivederci alla prossima. Grazie, qui in studio Sante Carraro, imprenditore, grazie ingegnere, arrivederci. Il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, a presto presidente. Siamo sulla costa veneta. Grazie presidente. L'onorevole Gian Antonio Darei, in Europarlamento con la Lega, grazie. Grazie, buona grazie serata, molto onorevole. Grazie dell'invito. Iuri De Luca, della lista Iuri De Luca, sindaco a Cappella Maggiore. Grazie a tutti, Italo Morao in regia questa sera con Tony Poll e ovviamente ci vediamo lunedì prossimo, sarà una settimana caldissima quella da lunedì a venerdì prossimo, ci avviciniamo alle elezioni del 12 giugno, e quindi grazie a tutti e ci rivediamo lunedì e buon weekend a tutti, buonanotte.